Bene, buongiorno a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta Matteo Loro. Marco Salvador. Eisena Persson. Risulta assente il consigliere Lo Perfido, arriveranno in ritardo i consiglieri Cabibbo, Manzon, Manfrin e Dalmas. Comunico che in riferimento all'articolo 67 del regolamento del Consiglio Comunale è stata fornita risposta alla seguente interrogazione e risposta scritta. Interrogazione numero 35/2015 del 3 giugno 2015, presentata dal consigliere Loris Pasut, avente per oggetto richiesta dati urbanistici relativi al Palazzo di Piazza Costantini, conosciuto anche come Ecomostro. Comunico che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio le decisioni prese in conferenza ai presidenti dei gruppi per quanto riguarda l'ordine dei lavori. E si inizierà con la deliberazione numero 26 relativa alle farmacie, dopodiché si passerà alla deliberazione riguardante la variante urbanistica numero 24, dopodiché si passerà alla deliberazione numero 25 riguardante il nuovo piano regolatore. Si inizierà con la presentazione da parte dell'assessore Martina Toffolo del piano regolatore, dopodiché ci sarà una fase dedicata ai chiarimenti e indicativamente faremo poi una pausa dalle 13 alle 14.30, dopodiché ricominceremo i lavori alle 14.30 fino alle 21. Se non dovesse esaurirsi la discussione sul piano regolatore, domani proseguiranno i lavori alle 14.30, comunque lo decideremo con più precisione durante i lavori. Bene, chiedo al Sindaco se ci sono comunicazioni. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti voi. La comunicazione riguarda un prelievo dal fondo di riserva avvenuto con deliberazione di giunta comunale numero 109 del 12 giugno 2015. Si tratta di 14.647 euro per rafforzare il lavoro interinale della squadra degli operai del comune e far fronte a tutta quelle serie di manifestazioni estive, sia organizzate dal Comune che da altri, che ci chiedono costantemente supporti logistici. Quindi si tratta di 14.647 euro che vengono destinati a questo scopo. Precisamente 4.500 euro al capitolo manutenzione a squadra operai e le rispettive somme di 13.500 e 1.147 come prestazioni di servizio IRAP sul lavoro interinale del centro di costo viabilità. Queste sono le variazioni che sono state apportate per il totale che abbiamo indicato. Quindi in tutto il fondo di riserva ha il prelievo che vi ho indicato, quindi una somma complessiva, calcolato tutto quello che vi ho detto, di 19.147 euro. Questo è il prelievo che verrà effettuato. Grazie, signor Sindaco. Bene, allora come ho detto all'inizio in apertura, passiamo ora all'esame della proposta di deliberazione numero 26. Approvazione e convenzione per lo svolgimento delle funzioni di ente capofila, stazione appaltante nella gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali dei comuni di Pordenone, Cordenon, Sacile e San Vito al Tagliamento.
parola, signor Sindaco. Prego. Faccio carico di questa delibera. È una delibera di tipo tecnico e cedo immediatamente la parola al segretario generale per poi aggiungere qualche commento. Prego, Presidente, se posso. Grazie. Allora, come illustrato in commissione, negli ultimi 15 giorni, perché è una cosa abbastanza recente, nell'ambito dei contatti che il nostro dirigente delle farmacie, il dottor Maschio, che peraltro è fra il pubblico per eventuali precisazioni, è emersa l'opportunità, visto che noi andavamo comunque in gara a partire da settembre, perché la gara per la fornitura dei farmaci delle nostre farmacie, l'attuale contratto scade in tardo inverno, inizio primavera, l'opportunità di altri comuni di agganciarsi per la stessa procedura, per poter da un lato ridurre i costi complessivi di pubblicazione e di procedura e dall'altro tentare di spuntare qualche miglioramento sul prezzo, anche se questo sul mercato dei farmaci in realtà c'è molto disciplinato a livello ministeriale, quindi non ci sono poi dei margini elevatissimi, ma già il suddividere i costi di gara è già un fatto importante. A quel punto abbiamo elaborato velocemente una convenzione per una stazione appaltante aggregata, limitatamente a questa procedura di gara, percorso suggerito ovviamente dal quadro normativo vigente, è diciamo necessario più per i comuni che si associano che per noi, perché noi siamo in grado di poter fare gare direttamente, mentre i comuni non capoluogo di provincia devono aggregarsi necessariamente. Anche per noi però è un'opportunità, i tempi sono stretti, perché noi dovevamo partire comunque a settembre, quindi non avevamo il tempo di portare la convenzione a settembre, quindi l'abbiamo proposto chiedendo una cortesia nell'ultima commissione e oggi siamo ad illustrarla. Quindi è una convenzione che ci consente di fare da capofila, quindi mettere in appalto la fornitura di farmaci per i comuni di Sacile, Cordenons e San Vito, che hanno in alcuni casi, dopo il passaggio in commissione, perché Sacile ha già deliberato e gli altri lo stanno facendo, quindi che ci consentirà per la prima volta in questo settore di procedere in modo più allargato e di capire anche che margini di miglioramento possiamo ottenere incrementando il fatturato. Avevamo anche sondato altre possibilità, ma per dire l'accordo con le aziende sanitarie, ma non è possibile perché gli ospedali e le aziende sanitarie hanno delle condizioni in questo mercato regolato dallo Stato, hanno delle condizioni di fornitura più vantaggiose per legge, no? E quindi non possono estendere alle farmacie, che siano esse pubbliche o private. Il meccanismo di compensazione prevede un riparto a seconda dell'importo annuo di fornitura, quindi proporzionale, che sarà alla fine o in euro o in personale, cioè nel senso che ogni comune potrà mettere anche del proprio personale nelle commissioni di gara o nella fase istruttoria per abbattere il costo complessivo dei costi vivi, che sono quelli da compensare rispetto al nostro personale, ma anche quelli di pubblicazione, che sono abbastanza onerosi sia pre che post gara. Sì, il commento è molto semplice. Alla fine questo rappresenta un esempio di quel ruolo che come città siamo chiamati costantemente, credo, ad avere anche in futuro. Questo è un dettaglio, chiamiamolo tecnico, quello di creare un unico ufficio per comprare i farmaci. Ma sono sicuro che questo sarà un esempio che poi nel tempo verrà duplicato spesso, perché l'esigenza di avere questa centrale unica di committenza
in un ambiente professionale che riesca a dare servizi a chi avrebbe difficoltà, reali difficoltà, a creare lo stesso tipo di struttura, penso sarà nella direzione che avevamo citato da sempre, per cui il nostro ruolo nei servizi verso il nostro territorio nel tempo non solo si rafforzerà, ma dovrà rafforzarsi per le esigenze e le richieste che ci verranno dagli altri. Questo a testimonianza che forse certe azioni che avevamo fatto dal punto di vista della definizione di come all'interno del nostro territorio i servizi potessero essere meglio definiti, meglio concentrati, meglio gestiti, parlo di aspetti meramente tecnici ma che alla fine danno reale vantaggio a tutti noi, è un qualche cosa che poi continueremo ad inseguire nei prossimi anni. Quindi è semplicemente un piccolo esempio di quello che accadrà costantemente. Grazie. Grazie. Richieste di chiarimenti. Prego, consigliere Ribetti. Grazie Presidente. Io volevo chiedere più che altro al segretario se è corretto l'iter seguito, perché io di questa delibera nulla conoscevo, l'ho appresa con la convocazione, mi è stato detto, perché mi sono informato, che sarebbe stata portata tra virgolette fuori sacco nel corso, mi sembra che l'abbia confermato anche lei, nel corso di una commissione. Chiaramente se non era inserito all'ordine del giorno, chi non ha partecipato alla commissione non poteva sapere si sarebbe discusso di questo argomento. Quindi io chiedo prima se sia corretto questo iter, che si possa, cioè se sia necessario portarlo in commissione o meno. Primo, se dovesse risultare necessario, se è corretto e si può andare avanti in questo modo, perché non c'era l'unanimità a priori, è stata chiesta chi era presente in commissione e il sottoscritto non era presente in commissione. E poi chiedo di faccio un'ulteriore domanda, forse questa è più politica. Queste funzioni, e queste qui forse mi rivolgo più all'amministrazione, sono funzioni che potrebbero rientrare, perché se non ho capito male, quando c'è passata in Consiglio Comunale la discussione sulle UTI, si era parlato di condivisione proprio per ridurre. Queste qua sono funzioni che potrebbero essere delegate alle UTI o non UTI? Se sì, perché faremo parte dell'UTI con questi comuni? No? Dal punto di vista poi economico, quindi non so, dovrebbe essere assessore Mazzer, che non vedo, quindi risponderà il sindaco, immagino. I vantaggi, perché l'ha ricordato il segretario nel suo intervento, parliamo di farmaci, se non sbaglio ci sono delle tariffe ministeriali abbastanza, cioè imposte, non so quanti siano i margini di manovra e si parla di acquisti molto molto importanti. Quindi la politica di questi comuni sulle farmacie è la politica medesima che abbiamo noi o meno? Visto che in questo Consiglio Comunale più volte si è discusso di quelle che doveva essere la finalità e la finalità che si richiedeva alle farmacie comunali. Quindi questi comuni hanno le nostre medesime finalità o meno? I risparmi, lei nell'introduzione ci ha parlato di risparmi, più che, se non ho capito male io, rivolti alla riduzione dei costi per le procedure di gara. Il risparmio è solo questo, si parla anche di risparmio di acquisto. In che termini? Quanto andiamo a risparmiare facendo queste cose? È stato fatto uno studio o no? Ecco, quindi io vorrei che mi venisse spiegato qualcosa, perché sono assolutamente ignorante per quanto riguarda questa delibera. Grazie. Allora, io rispondo. Sì? Senza fare un'ulteriore richiesta dopo, lei parlava di tempistica, se non ho capito male, che la nostra procedure d'appalto scadono tardo autunno, primavera dell'anno prossimo, quindi che tempistica c'è poi per bandire eventualmente noi, perché se ci muoviamo adesso, però questo magari sarà nel dibattito, voglio capire la tempistica, grazie. Allora, parto dall'ultima che più. Allora, noi abbiamo bisogno di partire i primi di settembre, perché i tempi della procedura per arrivare in tempo per marzo, fine febbraio, in cui scade il contratto vigente. Quindi noi partiremo, saremmo partiti comunque senza il Consiglio Comunale, cioè è un atto dovuto. Per fare con altri dobbiamo passare in Consiglio Comunale. Se aspettiamo settembre non abbiamo più i tempi noi poi.
No, questo sotto il profilo della tempistica della procedura. Sotto. Perché dobbiamo pubblicare, dobbiamo dare i tempi per la presentazione delle offerte, dobbiamo dare poi il tempo, una volta individuato il miglior offerente, abbiamo lo standstill di 35 giorni per eventuali ricorsi, abbiamo le verifiche documentali successive, cioè ci vogliono almeno 5-6 mesi per poter individuare un appaltatore, sostanzialmente in una procedura di gara di tipo europeo come questa. Per quanto riguarda, sugli aspetti invece della convenienza, magari chiediamo due parole anche del dirigente sotto l'aspetto dei prezzi, no? Quindi i vantaggi sotto il profilo dei costi di procedura insomma sono evidenti. Ecco, sotto il profilo della modalità di approvazione, non è stato un fuorisacco portato lì, è stata inviata una integrazione dell'ordine del giorno con richiesta di eventualmente di poter esaminare. Quindi è partito, mi pare, il giorno prima, con una richiesta di poterlo esaminare fuori sacco, quindi rimettendosi alla commissione, ma non è stata portata lì di nascosto. Va bene? Sì, adesso gliela faccio recuperare. Poi in quell'occasione chi era presente ha convenuto che era un atto insomma, di non particolare complessità e comunque vantaggioso, e quindi ci è stato dato, anzi qualcuno ha detto ma perché non lo mettete subito, non fate un'integrazione all'ordine del giorno per la seduta quella precedente, quella sull'applicazione dell'avanzo sostanzialmente, e abbiamo detto no, insomma, ci sembrava eccessivo sotto il profilo formale, e quindi è stato inserito nell'ordine del giorno di questa seduta chiedendo questa disponibilità, perché è ovvio che visto che questa è una seduta dedicata al piano regolatore, questo argomento era estraneo in qualche modo. Quindi sotto il profilo del procedimento di approvazione, direi che per quanto con la deroga dei tempi della commissione, per il resto sicuramente la convocazione del Consiglio regolare e comunque la commissione l'ha esaminato. Sugli aspetti dei vantaggi economici, se il dottor Maschio si accomoda, ci dice due cose, visto che l'esperto in materia farmaceutica è lui. Buongiorno. Allora, mi si chiedeva, ci è stato chiesto quanto può essere il vantaggio. Devo fare una premessa. Il prezzo dei medicinali è regolato per legge. La legge assegna una quota percentuale all'industria, una quota al grossista, che poi fornisce le farmacie, e una quota alla farmacia. Queste quote sono chiaramente fisse e determinate. Come comune, comunque, anche a fronte di quote fisse, noi siamo costretti a fare una gara d'appalto. E la gara d'appalto, diciamo, fino ad oggi si è svolta tra la parte che spetta la farmacia e la parte che spetta l'industria. Ovvero noi mettiamo in gara al grossista una certa quantità di farmaci, un valore, e questo rinuncia a una parte del suo aggio, diciamo, della sua percentuale di guadagno, pur aggiudicarsi la fornitura. Quindi è un margine che si gioca all'interno di un 3%, sostanzialmente, perché 30 è riservato alla farmacia, 67 circa, insomma, stare i decimali, all'industria e il 3% al grossista. Quindi il vantaggio che ci sarà, e chiaramente non lo possiamo stabilire a priori, ma è evidente che maggiore sarà l'importo della fornitura, maggiore sarà l'interesse dei grossisti. Esatto, sì. No, è all'interno del 3%, sì. Può essere dell'1 o anche del 2, può girarsi intorno a questi valori. Dico, un altro vantaggio sta nel fatto del costo di gara.
la gara ha dei costi, oltre che in termini di personale, anche di spese che vanno alla VCP, spese per la pubblicazione sui giornali del bando di gara, spese per la pubblicazione degli esiti di gara. Questi si aggirano intorno ai 7-8 mila euro. Quindi la differenza sta nel spendere 7 mila euro moltiplicato 4 oppure 7 mila euro diviso 4. Questa è, diciamo, la quantificazione del vantaggio. Sì, proporzionalmente. Bene. Sì. Cioè un anticipo? No, a me non risulta che questo aspetto delle farmacie sia nelle prime cose che sono state stilate per le UTI. E poi, come lei giustamente ha sottolineato, alcuni di questi comuni non fanno parte della nostra ipotetica UTI futura. Ma le chiedo, perché non dovremmo farlo se alla fine, facendo una centrale unica di committenza, possiamo avere dei vantaggi? E nello spirito... nello spirito con cui queste cose debbono essere fatte. Non ci sottraiamo all'allargamento e al pieno utilizzo di potenzialità che si possono manifestare nel tempo, anzi secondo me le dovremmo incoraggiare, perché questi, insisto, aspetti di funzionamento tecnici delle nostre strutture, se hanno il vantaggio di in collaborazione con altri, di darci delle ricadute in termini di efficienza, di velocità o di qualsiasi forma di risparmio, noi cercheremo di perseguirli. Grazie. Così. No, vedo molta gente iscritta. Serve chiarimenti. Franchin, prego. Ora... una cosa velocissima, io non faccio parte della commissione, per cui, però ho seguito la stessa problematica per quello che riguarda la farmacia ospedaliera, cioè il centro unico di acquisto. Allora, mentre lì è chiaro il passaggio, diciamo, politico, no? Che l'azienda risparmia sul farmaco e distribuisce quello che guadagna in una dimensione di sanità, di offerta sanitaria diversa, chiederei all'amministrazione se può puntualizzare politicamente qual è il vantaggio di questa cosa, perché non è... Cioè, chiederei al sindaco a questo punto se possiamo trasmettere alla città che dietro a questo guadagno abbiamo un progetto, insomma, che è quello che ci dirà lei. Io la invito a dire che il risparmio dove andrà, insomma, perché mi sembra che sia questo il dato importante, che sia l'1, il 2, il 3%. Io penso che il dato importante sia se spendiamo meno per le farmacie, dove intendiamo investire in termini di assistenza a questo punto. Grazie. Prego, signor Sindaco. Lei fa bene a sottolineare che sulle farmacie la discussione che noi stiamo cercando di definire, di portare avanti, non è nel vedere la farmacia come puro negozio, lo so che sembra dispregiativo, ma come puro punto vendita, ma come in realtà un erogatore, un mini hub locale di erogatori di servizi, alcuni che vengono già, è stato ampiamente sottolineato, vengono già fatti, ma che a nostro avviso proprio con questi fondi potrebbero essere ampliati e migliorati. Abbiamo parlato di questa prossimità che le nostre farmacie hanno nel nostro territorio, che è una unica opportunità per i nostri servizi sociali, visto la difficoltà di raggiungere sempre di più una popolazione anziana che vive da sola e che ha questi punti di riferimento nelle farmacie loro vicino. Questa è una delle nostre intenzioni, quindi quel progetto resta, ovviamente deve essere alimentato attraverso ogni formula che ci consenta di rimettere in circolo delle risorse. Quel progetto iniziale. Grazie. Consigliere Piva, prego. Sì, grazie Presidente. Niente, io volevo solo dire che su questo, in questo campo, in questo settore, cioè, è una forma di
una creazione di una cooperativa d'acquisto in definitiva di farmaci e parafarmaci. All'interno di questo non si può inserire tutta quella che è la produzione di una farmacia, questo aumenterebbe sicuramente le possibilità di avere maggiori sconti e di avere una realizzazione migliore di quello che è poi l'acquistato che il venduto. Cioè allargare alla gamma di tutta la farmacia o aggiungere anche altri prodotti che permettono di avere comunque un circolo completo di quello che è la produzione della farmacia con la vendita e con l'introito. Beh, l'osservazione corretta dice che altre sinergie possiamo fare, questa è un po' la sintesi, ma fa parte della domanda iniziale sui rapporti con le farmacie del nostro territorio, adesso non mettiamo nemmeno dei confini, nel futuro che tipo di schema vorremmo alla fine giocare? Noi abbiamo due dimensioni quindi, nella nostra città esattamente che cosa vogliamo fare come missione le nostre farmacie? Processo già innescato, ma sappiamo che questa vicinanza alla parte dei servizi sociali deve essere rafforzata, servizi sociali e sanità in generale deve essere rafforzata. Dall'altra parte una dimensione, chiamiamola più logistico e commerciale, che riguarda in effetti come potremmo mettere insieme in modo sinergico tutte le farmacie che ci sono nel nostro territorio. Ci sono stati vari approcci, varie discussioni, ci sono già dei modelli in corso, nessuno per adesso ci ha convinto veramente, a livello sono state fatte semplicemente dei contatti di tipo informale con gli altri comuni. Certo che questo, nel momento in cui la formazione delle UTI porterà delle concentrazioni maggiori, volenti o nolenti, anche su questo tema in futuro, è vero che non è nella legge, nell'agenda, ma sarà per forza in questa direzione, il tema si riproporrà. Quindi questa federazione tra le UTI possibile su determinati servizi, per esempio quelli di tipo che riguardano esattamente questo tipo di settore, secondo me sarà una delle cose che verrà esplorata per forza, perché darà dei vantaggi sostanzialmente. Se non dà dei vantaggi è inutile farlo. Grazie. Consigliere Ribetti, prego. Grazie. Sempre rivolto al segretario, in attesa che mi venga data la prova dell'invio dell'ordine integrativo del giorno, che ancora non ho avuto né ricevuto, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, chiedo quali siano le motivazioni d'urgenza che hanno fatto sì appunto dell'invio dell'ordine integrativo e della discussione in commissione non iscritta precedentemente, visto che mi sembra che il nostro regolamento preveda che devono essere delle ragioni d'urgenza che richiedono questo. Allora, se viene lasciato a verbale la spiegazione delle ragioni d'urgenza e se nella conclusione della sua esposizione il segretario ci attesta che ciò è conforme al regolamento. Grazie. Prego. Sì. Allora, la ragione d'urgenza è... cioè è motivata dalla circostanza che gli altri comuni hanno in realtà meno fretta perché le loro gare scadono forse un po' più. Noi comunque a fine agosto e primi settembre dobbiamo partire, quindi se dovevamo fare una convenzione con altri comuni dovevamo chiuderla fin tanto che il Consiglio Comunale è operativo. Normalmente il Consiglio Comunale di Pordenone nella seconda metà di luglio e agosto e nella prima metà di agosto non opera e quindi abbiamo proposto con le prime date utili e possibili, che erano queste due. Sì, ma avremmo avuto comunque 24 ore, era ancora più d'urgenza. Sì, perché oggi siamo nelle tempistiche normali. Cioè, allora, comunque io confermo che l'atto è legittimo se votato. Bene, grazie. Consigliere Ribetti, perché il nostro regolamento ha un passaggio che lei intanto cita anche in modo ironico, che è il di norma.
Consigliere Dalmas, prego. Sì, una curiosità, ecco, non capisco perché, mi spiegate, non avete fatto una convenzione con l'EGAS. Cioè questo fatto che, a parte che mi risulta che siamo comune di Udine, farmacie pubbliche, non ne ha più altri comuni, non ce l'hanno, siamo solo noi che continuiamo ad avere questa roba. Ma non capisco perché, siccome recentemente si è istituito un ente per la gestione accentrata dei servizi sanitari che dovrebbe svolgere la funzione capofila, stazione appaltante dell'intero sistema, e peraltro abbiamo elaborato, come si dice, il deposito, il magazzino dei medicinali, ce l'abbiamo qui a Pordenone, non capisco perché non avete fatto una convenzione con loro. Allora, se così è, mi verrebbe da intendere che al di là delle annunciate magnifiche sorti progressive della riforma della legge 17-2014 regionale, in realtà quell'ente non sia proprio funzionante ancora. Ed è passato un po' di tempo, non so, me lo spieghi, ma probabilmente è una curiosità mia. Forse non c'entra nemmeno, ma dovete anche spiegarmi perché non c'entra con quello che state facendo adesso. Sì, vado a ripetermi, consigliere Dalmas, ma perché avevo anticipato la domanda. Cioè, l'acquisizione di farmaci per il sistema sanitario è un'acquisizione diversa, regolata a un'altra regolazione ministeriale, per cui siamo in un mercato regolato. E così il nostro, cioè quello dei privati e anche quello comunale, perché è assimilato, ha le percentuali previste, quelle che ci ha illustrato il dottor Maschio. Per il sistema sanitario ci sono delle regolazioni diverse, quindi non è tecnicamente possibile per il sistema sanitario consentire prendiamo atto. Va bene. Bene, non vedo altre richieste di chiarimenti, pertanto dichiaro aperta la discussione. Se qualcun altro vuole intervenire. Prima che si chiuda la discussione, io chiedo, sì, mi aveva consegnato quello, lasciavo verbale, grazie. Ho capito. Grazie.
Riprendiamo i lavori. Bene. Allora, devo scusarmi col consigliere Ribetti, perché la comunicazione è stata inviata al Presidente della Commissione e non a tutti i componenti. Quindi mi scuso. Avevo visto la mail, ma non ho visto che mancavano gli altri. Quindi, alla luce di questa nuova cosa, ritiene nuovamente di confermare che la procedura seguita è conforme al regolamento del Consiglio Comunale? Grazie. No, non è conforme al regolamento e quindi diciamo che l'argomento può procedere solo se i componenti della Commissione nella loro unanimità sono concordi. Sì, prego. Cos'è una mozione d'ordine? Cos'è? No, è un intervento. Discussione? Innanzitutto voglio capire come proseguono i lavori. È stato chiarito che non si può discutere questo argomento, a meno che i componenti della Commissione non fossero all'unanimità d'accordo. Lo scrivente, chiaramente, che ha sollevato l'eccezione, non è d'accordo. Quindi, se c'è da fare se si va avanti sulla delibera e vorrete votarvela, assumendo le vostre responsabilità, lo fate. Altrimenti io ritengo che sia molto più cautelativo per il Comune seguire l'iter previsto dal regolamento del Consiglio Comunale. Grazie. No, scusate, basta essere un attimo attenti. Il segretario ha chiesto se c'è qualcuno contrario. Lui è intervenuto, fa parte della Commissione, mi sembra giusto. Ecco. Ha detto. Scusate. Bene, signori, grazie. Do la parola al signor Sindaco. È evidente che la situazione è tale per cui io chiedo di sospendere la discussione. Vediamo tra la fine della seduta di questo Consiglio che cosa eventualmente si possa fare. Insomma. Va bene. Allora, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento è possibile, su richiesta del Sindaco, chiedere la sospensione delle deliberazioni presentate al Consiglio se non è ancora iniziata la discussione. Se fosse iniziata la discussione avremmo dovuto chiedere che consiglio, perciò non c'è da discutere. È una richiesta del sindaco che deve essere accolta. Va bene. Passiamo adesso.
sulla delibera? No, ormai è sospesa, cosa facciamo? È sospesa ormai, non si può più. Mi dispiace, ma... Va bene, passiamo ora alla deliberazione numero 24. Adozione a variante urbanistica numero 133 del piano regolatore generale comunale, individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona nord di Pordenone. Prego, Assessore Toffolo. Buongiorno. Chiedo se è acceso il... Ah no, scusate. Scusate un attimo che... Eccoci qua. Allora, la presente deliberazione propone l'adozione della variante numero 133 al piano regolatore comunale, una variante necessaria per individuare delle aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona nord di Pordenone. La variante passata in commissione, l'abbiamo vista, ha come obiettivo la realizzazione di alcune vasche di laminazione finalizzate al rallentamento del flusso delle acque che in situazioni temporalesche violente mettono in crisi il sistema viario a nord della città e che sono state causa di eventi di allagamento importanti e di difficile gestione per i cittadini e per la protezione civile. In quest'ottica, questa è una delle azioni che andrà a comporre una programmazione di sistema che è volta appunto a identificare tutta una serie di interventi finalizzati al rallentamento e a poi il rilascio in situazioni differenti rispetto a quelle che si presentano oggi delle acque meteoriche. Nella slide si vede identificato l'ambito in oggetto della variante che in questo schema grafico risulta più evidente, va a interessare il tratto viabilistico di via Polcenigo al termine del quale viene appunto prevista la realizzazione di una vasca che è quel puntino in arancione, vasca di laminazione che poi unita all'altra che si va definendo con la risagomatura del fosso e lungo via Polcenigo, ha come detto la finalità di rallentare il deflusso delle acque piovane che altrimenti vanno a concentrarsi nel punto e nella bassura, perché di tale si tratta, della viabilità ovvero di via Castelfranco Veneto e via Polcenigo con via Montereale. No, scusate, con la Pontebbana. Questa è la situazione ad oggi del piano regolatore, questi sono i punti di variante che prevedono da un lato l'identificazione della vasca di laminazione, dall'altro, visto le caratteristiche della via, cioè di via Polcenigo, e la presenza di un tessuto prevalentemente agricolo che non vede una forte antropizzazione, il cambio di orientamento della previsione di allargamento stradale di via Polcenigo, che era prevista a doppio senso, per mantenerne invece il senso unico e quindi la riduzione dello spazio destinato a viabilità, che è il punto 8 della variante stessa. Naturalmente sono già state inviate ai residenti le lettere relative alla posizione del vincolo espropriativo. Complessivamente le aree sono di moderate dimensioni, quelle necessarie alla riperimetrazione, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti legati alla viabilità.
Quindi con questa variante si identifica la necessità di realizzare, di realizzazione di quest'opera, che appunto vede la previsione di due ambiti indicati nella variante stessa con la sigla R/VL, che risultano essere le vasche di laminazione finalizzate a quanto detto in premessa, cioè alla messa in sicurezza dell'ambito di via Villanova, di via Chiesa di Rorai. Grazie. Grazie Assessore. Richieste di chiarimenti. Consigliere De Bortoli. Richieste di chiarimenti su questa deliberazione? Vedo che sei iscritto. Allora non ci sono richieste di chiarimenti. Bene, dichiarò aperta la discussione. Perché vedo iscritto a parlare il consigliere De Bortoli? Bene. Nessuno è iscritto a parlare, pertanto dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo intervento. Nessuno iscritto, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuno iscritto, dichiaro chiusa le dichiarazioni di voto, pertanto passiamo alle votazioni. Allora, pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto, proposta numero 24, adozione variante urbanistica numero 133 al piano regolatore generale comunale, individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona A nord di Pordenone. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 36, votanti 33, maggioranza 17, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 8. La delibera è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Avete votato tutti? Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 36, votanti 34, maggioranza 18, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti 8. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Bene. Passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 25, adozione nuovo piano regolatore generale comunale. Prego. Grazie. Con riferimento alla delibera che stavamo per iniziare ad illustrare e poi votare, io faccio evidenziare quanto segue. L'ho già detto in Commissione Capigruppo, lo ribadisco in questa sede. Farò due tipi di riflessioni, una di carattere politico e di opportunità che ritengo di buon senso e un'altra un'eccezione formale. La prima, quella di carattere diciamo più politico, ma che credo sia di buon senso più che politico. Avete iniziato, anticipata già sulla, ripeto, in Commissione Capigruppo, perché pensavo di trovare persone che evidentemente ragionassero col buon senso, evidentemente il buon senso da parte loro non coincide col buon senso da parte mia. L'amministrazione ha messo più di 4 anni in un percorso, seguendo quelli che erano l'iter normativo di coinvolgimento dei cittadini, per portare il nuovo piano regolatore. Tirando le somme di questo percorso, siamo arrivati in due commissioni, ne erano previste tre, una mi sembra il 18 di giugno, una il 22, una il 23,
alla fine una commissione è stata cancellata. Questo per portarci a discutere oggi, 6 luglio, di un documento che consta di migliaia di pagine. Io, che non sono del mestiere, ma credo che anche le persone che sono del mestiere possono aver avuto dei problemi, francamente, necessitando di confrontarmi con altre persone tecnici, non ce l'ho fatta a prepararmi adeguatamente, ma non per lacuna mia, perché la buona volontà ce l'ho messa. Io ritengo che in assenza di motivazioni d'urgenza, e ritengo non ce ne siano, perché un'amministrazione che ci mette 4 anni a fare un piano regolatore e poi ce lo vuole far votare in 10 giorni, credo che l'unica finalità che voglia ottenere è quella di tappare la bocca alle opposizioni. Perché ritengo non ci sono motivi, almeno a me conosciuti, che non consentano una discussione di questo argomento procrastinata, non dico di tanto, di qualche settimana. E a chi mi viene a dire che c'è la sospensione estiva di mezzo, posso anche rispondere che se non abbiamo decadenze, preclusioni eccetera, se ne può discutere anche a settembre, consentendo ai consiglieri di prepararsi adeguatamente. Questa è la riflessione di buon senso che mi sentivo di lasciare agli atti del Consiglio Comunale, e quindi rinnovavo la richiesta di spostamento della discussione, in quanto ritengo che le vacanze del Sindaco non possano essere, perché questo mi è stato detto in Commissione Capigruppo, che il Sindaco non poteva spostare di neanche qualche giorno la discussione d'oggi perché deve andare in vacanza. Bene, ritengo che le vacanze del Sindaco non siano un motivo che possa coinvolgere l'intera città, quindi non si riesce a discutere perché il sindaco andrà in vacanza, vada a farsi le proprie vacanze con il beneplacito di tutti. Per quanto riguarda la questione, anche in questo caso mi tocca richiamare il nostro regolamento, perché volenti o nolenti, fin quando c'è un regolamento, è un regolamento che va rispettato. Io devo rilevare come, nonostante abbia chiesto la consegna della documentazione, la documentazione mi è stata consegnata dal segretario, che ringrazio per la disponibilità, unicamente nella tarda mattinata di sabato. Molti dei file che erano presenti non mi si aprivano, anche adesso ce l'ho qua, non mi si aprono, poi vedremo sulla chiavetta. In ogni caso, a prescindere da questo, il nostro regolamento prevede che alle delibere vada allegata la documentazione. Alla delibera in discussione in questo momento non era allegata la documentazione. Il nostro regolamento prevede che deve essere allegata anche in modalità telematica, a meno che non sia richiesta dal consigliere in modalità cartacea. Lo scrivente all'inizio di questa tornata amministrativa ha rilasciato una richiesta esplicita affinché tutte le delibere e tutti gli atti gli venissero consegnate in modalità cartacea, cosa che non è avvenuta. Quindi non c'è il rispetto del regolamento per quanto riguarda il sottoscritto, e quindi io chiedo che la delibera che stava per iniziare a discutere, che adesso delibera numero 25. Che la delibera numero 25 non venga trattata per le motivazioni che ho addotto. Grazie. Scusate, vedo molti consiglieri iscritti, sono tutte mozioni d'ordine? Sì? Adesso. No, allora facciamo così, sentiamo intanto tutte le mozioni d'ordine. Sì, sentiamo tutte le mozioni d'ordine e poi vediamo di... Prego, consigliere Piccinato. Allora, ravviso anch'io determinati problemi, nel senso che rafforzando quello che ha già detto il collega Ribetti, ritengo totalmente inaccettabile la condotta che è stata portata da questa amministrazione per quanto riguarda il fornire la documentazione necessaria ai consiglieri in questo breve periodo, nel senso che qui ho la lista di tutti i file che sono stati messi a disposizione in questi giorni, di cui sono entrato in possesso solo venerdì, e che alcuni sono datati 1 luglio. Qui ho la lista, appunto, di tutti i file che non fisicamente non riesco a leggere perché corrotti, quindi con problematiche di apertura dei file stessi, e non per causa del mio computer, perché alcuni li legge, altri non li legge. È un problema che era già stato ravvisato dall'ufficio tecnico, nel senso che
c'è stata una modifica su alcuni file che hanno detto questi qua si erano corrotti, li abbiamo sostituiti, ma poi evidentemente il problema è sussistito, cioè è andato avanti, per cui io mi trovo con 10 file nella componente strutturale illeggibili, 8 file nella componente operativa illeggibili, totalmente illeggibili, quindi 11 su 11 sul geologico. Quindi ditemi voi come faccio io a poter dare un parere oggi su questa delibera. Me lo spiegate? O volete davvero, oltre al tempo che ha detto il consigliere Ribetti, che davvero è inaccettabile, perché io penso che fisicamente leggermi migliaia di pagine nel giro di 3 giorni sia impossibile, già che penso che tutti noi qua, soprattutto dell'opposizione, siamo tecnici dell'urbanistica e quindi proprio conosciamo la materia per filo e per segno. A me ha dito, sì, come mi suggeriscono. Allora, io... Comunque, io ritengo che per la documentazione non fornita e fornita in maniera totalmente inadeguata sia opportuno non procedere con la discussione quest'oggi, perché non credo che sia conforme, non è conforme al regolamento. Bene, grazie. Prima di passare agli interventi pro e contro, ritengo sia necessario un chiarimento da parte dell'amministrazione su quanto riguarda l'apertura dei file. Non so se c'è un... Non potete saltare davanti ad altri. Prego. Allora, faccio alcune note. La prima relativamente alla questione dei file. A noi i file si aprono. Ed infatti abbiamo messo la postazione nella saletta consiglieri. No, scaricarli no, sono stati messi. È stato detto che li si scaricava giù negli uffici tecnici. I file che noi abbiamo dato ne abbiamo verificato e si aprono tutti. Di conseguenza questa è la situazione. Per noi quei file sono tutti apribili. Io le dico che i file che noi abbiamo in visione sono tutti apribili, li abbiamo messi in disposizione nella saletta consiglieri, sapevamo che era tanto materiale, per questo vi abbiamo chiesto. Consigliere, lei sa che io ho dato disponibilità a essere presente per assecondarvi nella vostra necessità di visionare il materiale in qualsiasi momento, anche al di fuori dell'orario d'ufficio. Perché? Questa discussione che è avvenuta durante la commissione dei capogruppi e che ha fatto rilevare la questione della commissione urbanistica parte dal presupposto che è stata fatta una commissione urbanistica e in quella alcuni di voi non erano presenti. È stata cancellata la seconda commissione. Aspetti, arrivo a tutto. Consigliere Bianchini, so fare il mio mestiere, per cortesia, lasci che si chiariscano. Allora, le commissioni sul piano regolatore sono state fatte una prima data il 27 novembre del 2014, una seconda il 16 aprile del 2015, una terza il 7 maggio del 2015 e una quarta è stata convocata il 23 giugno 2015 con possibilità di proseguo il 24 giugno. Alle commissioni del 27, del 16 e del 7, cioè del 27 novembre, del 16 aprile e del 7 maggio è sempre stato presente per il suo gruppo il consigliere Lo Perfido. Nell'ultima commissione, quella del 23 giugno, nella quale è stata data la possibilità del prolungamento finalizzato alla discussione, in data 23 è stato presentato il documento. I presenti, ed erano presenti sia consiglieri di maggioranza che di opposizione, hanno fatto le domande alla fine che ritenevano opportune. Alla fine della commissione è stato chiesto espressamente dal Presidente se fosse ai presenti, cioè ai consiglieri presenti, se... Vorrei solo specificare
No, non era scritto in alternativa, scusi. Sì, noi... Guardi, consigliere, visto che lei mi ha interrotto, mi prendo anch'io. Sì, certo. Allora, prego, tecnicamente adesso, nel regolamento. Adesso fa terminare l'assessore. Scusi, tecnicamente nel regolamento c'è anche scritto che i consiglieri che non possono essere presenti lo dovrebbero segnalare alla segreteria. No, non è arrivato infatti niente. Noi non sapevamo. Allora anche la commissione. Va bene, abbiamo chiarito. Comunque, alla fine della commissione, il Presidente ha chiesto a tutti i presenti che rappresentavano maggioranza e minoranza se si ravvisava la necessità di proseguire e i presenti della commissione hanno ravvisato la non necessità di proseguire il giorno successivo in quanto consideravano conclusa e evidentemente affrontate le questioni per le quali era stata presentata la commissione. Il Presidente ha poi chiesto per avvisare chi era assente agli uffici di mandare segnalazione e così è pervenuto. Quando poi, a seguito della presentazione dell'ordine del giorno del presente Consiglio, si è valutata l'opportunità, la modalità di trasferimento del materiale, il segretario si è adoperato per, da un lato, mettere a disposizione la postazione per vedere il materiale. Dall'altro, come del resto era sempre avvenuto durante le commissioni, è stata data disponibilità ai consiglieri di recarsi agli uffici nei quali i funzionari ed io saremmo stati disponibili a mettere a disposizione tutto il materiale. Ed infatti nei giorni successivi alcuni consiglieri hanno utilizzato questa modalità o chiedendo il materiale che è stato dato, o parte del materiale e non tutto, oppure tutto e via dicendo. E così ci siamo resi, appunto, abbiamo affrontato la questione della trasmissione del materiale, che sicuramente è molto, perché naturalmente tiene conto di tutte le componenti che compongono il piano regolatore. Sì, adesso darò anche la parola al presidente, al segretario. No, sulle consegne. Vabbè, scusi, lei vuole la risposta per in merito alla consegna di documentazione cartacea, giusto? Ne abbiamo. Date la parola. Che Bianchini non possa negare la consigliere, lei deve parlare con me, non con il consigliere. No, vedo che non perciò dichiari a verbale. Chiedo a verbale chiedo che mi venga data risposta se è stato rispettato l'articolo 22, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale di Pordenone, di cui facciamo parte tutti, minoranza compresa, che testualmente recita: l'avviso di convocazione, virgola, con l'elenco degli argomenti da trattare, le proposte di deliberazione e i relativi allegati è trasmesso ai consiglieri di norma per via telematica. Poi c'è la tempistica, su questo di norma via telematica è stato dato all'inizio della tornata amministrativa i consiglieri che richiedevano la trasmissione cartacea, a quale il sottoscritto hanno dovuto lasciare una dichiarazione che agli atti della segreteria, quindi per il sottoscritto non vale di norma per via telematica ma vale la trasmissione cartacea. Visto che il nostro regolamento non prevede eccezioni di sorta neanche per la discussione del regolamento del piano regolatore,
Io ritengo che non sia rispettato l'articolo 22,4 del regolamento. Chiedo al segretario di confermare o meno se questo articolo, in particolare questo comma, è stato rispettato. Concludo, perché c'è anche il comma 5 che riguarda la tempistica. Visto che a me è stata consegnata, ripeto, come ho detto prima, in modalità telematica, da me non richiesta, con una chiavetta solamente sabato mattina, quindi siamo fuori dal comma anche dai 5 giorni per quanto riguarda la trasmissione della tempistica. Quindi le eccezioni sono due. In ogni caso la principale è quella fatta prima. È rispettato o no l'articolo 22,4? Grazie. Ma allora, scusi, io le rispondo per quanto riguarda la documentazione cartacea. Allora, il fatto che venga trasmessa ai consiglieri è una cortesia, questo l'abbiamo sempre ribadito, consegnata. Se no, la documentazione è a disposizione dei consiglieri presso la sede comunale, così dice il regolamento, è una cortesia. L'abbiamo deciso prima che arrivasse il segretario, però l'abbiamo deciso addirittura quando abbiamo modificato il regolamento, il nuovo regolamento. Sì, avevamo deciso che la trasmissione fosse sempre telematica, però abbiamo deciso all'epoca di tenere questo comportamento a livello di cortesia, ma stiamo parlando anche di 5-6 anni fa, quando forse le cose erano... Adesso che non si possa trasmettere in via telematica ai consiglieri, è una cortesia, ma rimane sempre tale. Primo aspetto. Secondo aspetto, lei dice che ha avuto a disposizione la documentazione... No, ma il regolamento non dice che viene trasmessa in modo... No, che è a disposizione dei consiglieri presso la Casa Comunale. No, questo dice... Io leggo su richiesta scritta degli interessati, la documentazione indicata al comma precedente può essere resa disponibile ai consiglieri in forma cartacea presso la sede comunale. Questo... Comunque, voglio dire, adesso ritorniamo su questo argomento. Sì, ma l'allegazione... Ma è giusto che sia così, ma legata vuol dire che quando viene trasmessa la deliberazione viene legata anche la documentazione in via telematica. Poi, sì, ma consigliere Ribetti, le abbiamo detto che c'erano problemi proprio dal punto di vista telematico. Ma fatemi, scusate, avete parlato voi, fate parlare anche a me. Allora, il peso dei file non ha consentito di poterli intanto collocare sul sito, dove avete voi l'accesso riservato, perché avrebbero bloccato l'accesso. Dall'altro punto di vista, trasmetterli telematicamente non era possibile, visto il peso. Allora, a questo punto, abbiamo risolto la questione dando la possibilità ai consiglieri di ottenere dal mercoledì mattina, in forma telematica, tutta la documentazione. Poi voi mi dite che l'avete ottenuta il sabato, non riesco a capire perché il mercoledì mattina era già a disposizione. Perché il sabato? Perché vi siete presentati sabato? Vabbè, allora a questo punto io non so cosa fare, se mi dispiace, ma... No, era a disposizione mercoledì mattina. Signori, alle capigruppo c'erano i presidenti dei gruppi. Aspetta un attimo, scusate, allora non finiamo più. Ma ve l'ho comunicato io con la convocazione, ve l'ho anche comunicato io che c'era un problema. Cioè, il problema non era risolvibile, così ripeti, non era risolvibile, non si poteva trasmettere telematicamente. Potevamo darvi una chiavetta USB o un CD, come abbiamo fatto, il mercoledì mattina a vostra disposizione. Avremmo potuto anche consegnarvelo presso il vostro domicilio se l'aveste... Vabbè, ma è un problema che non... Abbiamo trovato questa soluzione e se non è una soluzione, è l'unica possibile. Va bene, chiediamo al segretario. Allora, a domanda secca non è facile rispondere con una risposta secca. Perché? No, perché non è vero che questo argomento è un argomento come gli altri, cioè è un argomento che la legge 241 ovviamente sottrae, per esempio, all'accesso pubblico.
fuorché i consiglieri comunali ovviamente, che hanno diritto di avere tutto. Per cui la scelta che è stata fatta dall'amministrazione comunale è di mettere a disposizione tutta la documentazione in formato digitale, perché in formato cartaceo probabilmente costava un 10-15 mila euro, è una scelta, cioè se la conferenza dei capigruppo dava ordine, no? Dava ordine, avremmo anche potuto in una giornata, in una copisteria, ottenere, sono decine e decine di tavole, più che gli elaborati di tipo. Allora, la scelta che è stata fatta è stata quella di mettere a disposizione il cartaceo presso gli uffici, ed era lì pacifico, due postazioni per esaminarlo sotto profilo digitale, e chi voleva prelevare, prelevava, lasciando traccia che aveva prelevato, perché essendo un documento di cui voi avete diritto ad avere, ma è bene che se per caso esce e qualcuno ne fa un uso strumentale, compravendite o altro, perché ha delle informazioni prima di altri, ma questo è il tema di tutti i piani regolatori, è il tema della pianificazione. La 241 sottrae all'accesso del pubblico e dei cittadini i documenti preparatori fino ad oggi, no? E quindi la scelta è stata procedurale, comunicata nella convocazione del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, dicendo potete avere tutto e lasciate traccia, tant'è che è stato richiesto a tutti non di impegnarsi, ma di prendere atto che la documentazione aveva un trattamento di riservatezza diverso dagli altri argomenti, no? Per cui nel contesto del piano regolatore, così come da, io ho visto ormai insomma, decine di piani regolatori, la procedura sul piano è corretta. Dopodiché, quindi l'alternativa era cioè, se lei insisteva che voleva il cartaceo, bisognava stampare copie in più, no? Sapendo che ogni copia costa qualche centinaio di euro, ma insomma, ogni consigliere ne ha diritto se lo richiede, come avete diritto da oggi, da domani, cioè, di avere copie di tutto quello che ritenete opportuno, basta che siano messe le disponibilità a capitolo. Va bene, grazie signor segretario. Allora, dal punto di vista della legittimità, ci ha detto il segretario che tutto è legittimo quello che noi abbiamo fatto, che l'amministrazione ha fatto e che ho anche avallato io. E le spiegazioni che ha dato l'assessore Toffolo per quanto riguarda la tempistica sulla conoscenza effettiva del contenuto del piano e comunque come si è arrivati in questi anni, diciamo, alla predisposizione del piano, ce l'ha data. Pertanto a questo punto le due mozioni le mettiamo in votazione. Adesso chiedo chi vuole fare un intervento a favore e chi vuole fare un intervento contro, per quanto riguarda la mozione del consigliere Ribetti. Allora, interventi a favore o contro? No, uno solo a contro. Stiamo esaminando la mozione di Ribetti, mozione d'ordine di Ribetti, con due motivazioni, una di buon senso e una di correttezza. Presidente della Commissione, consigliere Del Santo, contro. Prego, 5 minuti. Da Presidente della Commissione, ritengo davvero stucchevole questa discussione. L'assessore Toffolo mi ha tolto una parte degli argomenti. Sono andato a prendermi, come nel mio diritto, gli elenchi firmati delle presenze durante le 4 commissioni che hanno discusso e dibattuto l'argomento del nuovo piano regolatore, e quindi ho a vostra disposizione, se volete, chi c'era e chi non c'era, inequivocabilmente. Per ciò che attiene le questioni, dico che 4 sono stati gli incontri dedicati al nuovo piano regolatore, di cui 3 alla parte della componente strutturale, che è la parte, diciamo, è il cuore del progetto, e infine per il giorno 23 e il giorno 24 avevo firmato la convocazione della commissione per discutere la parte operativa. Per precisione, per il gruppo Fratelli d'Italia fa parte della commissione il consigliere Lo Perfido, che aveva per il giorno del 23 mandato comunicazione della sua assenza, e delegato a sostituirlo il consigliere Ribetti, che ovviamente in maniera molto pregnante ha pensato bene di non comunicare a nessuno che non sarebbe venuto. Bene, è veramente molto interessante capire e sapere, cioè, no, perché contesta il livello di informazione che ha ottenuto e ha ritenuto opportuno di non partecipare alla commissione che dibatteva quell'argomento che oggi dice di non essere a conoscenza.
In maniera altrettanto incredibile, devo dire, vista la qualità e l'entità e l'importanza dell'argomento, la commissione del 23 era stata convocata, come sempre e come d'uso, alle ore 18, ma contemporaneamente in quel momento si svolgeva nella saletta consiglieri la riunione capigruppo. Poiché alcuni dei componenti della commissione seconda sono anche capigruppo, abbiamo, cosa che non mi è consono, non è mia abitudine iniziare in ritardo, abbiamo d'accordo con i presenti disponibili ritardato i lavori in attesa che arrivassero i componenti della commissione capigruppo, cosa che è avvenuta e in ritardo alle 18.30 abbiamo iniziato la commissione. Dico in maniera sorprendente, e lo ribadisco, in quella commissione la discussione è durata non più di una mezz'ora al termine di una presentazione di circa un'ora fatta dal tecnici. Dico sorprendente perché sembrava che in commissione nessuno avesse più argomenti, fosse tutto chiarissimo. Allora c'era qualcuno dei consiglieri che oggi alzano la voce, l'hanno già fatto prima di me. Siccome io da presidente sono un po' reticente, ma mi tocca sedermi su quello scranno alto e li ho tutti davanti, c'è qualcuno dei presenti che ha passato un'intera commissione giocando con il cellulare e oggi è qui a criticare che gli mancano le informazioni per discutere. È francamente offensivo. Non sei tu, quindi guarda. Silenzio. Dai, silenzio. Cioè, è veramente incredibile. Silenzio. Ragazzi, cari colleghi consiglieri, è preoccupante il livello di discussione. Il collega Giannelli, mi spiace che non è in aula, il collega Giannelli in maniera a mio avviso condivisibile e molto responsabilmente ha detto: io ho tante domande da fare, sono domande di tipo tecnico, molto tecnico, e ritengo che sia inopportuno trattenere tutti i colleghi per avere risposte puntualissime. Per cui chiedo la disponibilità dell'assessore, che ha ottenuto immediatamente, a poterlo incontrare separatamente. Erano le ore 20.05 quando il sottoscritto ha chiesto a tutti i presenti, mancava solo Ribetti per la precisione, se si ritenevano soddisfatti delle risposte, se si ritenevano soddisfatti della discussione avvenuta e se potevano considerare esaurito l'argomento. All'unanimità ciò è stato riferito, è stato concordato, e quindi ho chiesto alla segretaria della commissione di inviare, in particolare gli assenti, comunicazione che per il giorno dopo la commissione non sarebbe più stata. Grazie, grazie. Chi vuole intervenire a favore? No, questo è personale, qui a favore, consigliere Ribetti. Chi vuole intervenire a favore? Lei a favore della mozione di Ribetti? Va bene, prego. Allora, io ritengo davvero questo uno scenario surreale, perché, come giustamente detto, non c'è stato fisicamente il tempo, in ogni caso non c'era il tempo di poter studiare in maniera, non dico esaustiva, non dico dignitosa, ma dico minima l'argomento. Come è stato fatto notare, l'articolo 22 è stato violato, perché l'effettiva documentazione non è stata messa a disposizione nei modi corretti, nei modi previsti, e nemmeno correttamente, perché io tutt'oggi non riesco ad accedere a determinati file che mi sono stati forniti dai tecnici. Allora, non è possibile procedere in questo modo, perché riguardo anche alle presenze nelle commissioni. Allora, nelle commissioni io non ho avuto accesso ai documenti effettivamente, preventivamente né dopo, perché scripta manent, verba volant. Quindi io lì
ho ascoltato, ho seguito quello che c'era, ma non ho avuto modo di leggere i file, di leggere le problematiche in maniera puntuale ed effettiva. E il fatto che il signor Dal Santo non sappia neanche che si può, il collega consigliere Dal Santo non sappia neanche che si possano prendere appunti in maniera informatica su un terminale di tipo di nuova generazione, io rimango veramente allibito. È stucchevole la sua veramente di partita di ignoranza informatica, ma mi sembra che sia anche del campo. Comunque va bene. Per quanto riguarda silenzio. Scusa, pensionato. Sì, non facciamo una questione personale, allora, stiamo dibattendo su un argomento importantissimo. Allora da oggi al pensionato Dal Santo. Quindi io, per quanto riguarda le convocazioni della commissione, è effettivamente errato anche lì la metodologia, perché non è corretto quanto ha detto Dal Santo, perché io sono andato via 2 minuti prima che lui chiedesse se era o meno necessaria la commissione del giorno dopo, quindi non è corretto quanto ha detto. Io dal canto mio ero convinto che fosse anche il giorno dopo la commissione, e invece non è stato possibile farla. Nella documentazione, me la sono riletta, era stata convocata, quindi non è forse se non c'era un tempo. Qui è tutto stato fatto in maniera assolutamente non corretta, perché questo è il dato di fatto. E poi sulla disponibilità dell'assessore Toffolo non mi risulta che l'informazione sia arrivata a tutti i consiglieri, quindi ha una documentazione che dice provata, che ha diffuso a tutti la disponibilità alle 3 di notte di venire nei capigruppo. A me è arrivata qualche giorno fa nei capigruppo la diffusione dei capigruppo arriva sempre in ritardissimo. Il verbale è una cosa, la comunicazione è arrivata a tutti la comunicazione in maniera tempestiva. Ma il presidente deve dare la comunicazione ai suoi consiglieri. Vabbè. Allora, qui non è che se il presidente in quel momento non c'è, non ha tempo, si dimentica, che funzione ha l'amministrazione? Ma che funzione ha la capigruppo, però, scusi, consigliere? No, okay, ma scusami, io vabbè, questo qua non è una cosa che uno può dire, vediamo. Questo qua è un atto che deve essere messo a disposizione di tutti, ma invece non è così. Quindi silenzio. Io ripeto, sono anche venuto qua nella saletta di accesso e non riuscivo né ad aprire i file né a scaricarli. Poi ho dovuto coi tecnici andare giù, entrare in possesso della chiavetta, e io non sono stato in grado di aprirli da qua. Sarò completamente ignorante in materia informatica, ma non sono riuscito. Per quanto riguarda i file che mi sono stati dati giù, non erano funzionanti. Tanti, in gran parte, non riesco a leggerla. Quindi, chiaramente in questo modo non si può procedere, perché chiaramente è stato violato il regolamento. E dico una cosa in più: i file, se proprio non riuscite a caricarli sul sito, non riuscite a caricarli in maniera effettiva nelle cose, caricateli sul cloud, che ci sono un miliardo di servizi disponibili, anche gratuiti. Grazie. Con più di 10 giga, quindi vedete voi dare l'accessibilità effettiva. Va bene, deve concludere. Se vogliamo, cosa? Sì, grazie. Allora, bene, passiamo alla votazione della mozione d'ordine presentata dal consigliere Ribetti. Pertanto, ovviamente, non serve che ve lo dica, chi l'accoglie deve votare a favore col tasto verde. Chi è contro. Bene, passiamo alle votazioni. Bene, dichiaro aperte le operazioni di voto. Favore. Scusa. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente: presenti 36, votanti 33, maggioranza 17, favorevoli 8, contrari 21, astenuti 4. La mozione è stata respinta. Bene, chiedo adesso chi vuole fare un intervento contro alla mozione d'ordine del consigliere Picci. Prego. Grazie, presidente.
A noi dispiace come lista civica al Fiume che un argomento così importante che dobbiamo accingerci a discutere venga già inizialmente strumentalizzato come in questo momento. Le parole buonsenso stamattina sono già state usate in molti contesti da parte dell'opposizione, dopo effettivamente però questo buonsenso non è arrivato. Mi riferisco alla precedente delibera, quando per una vittoria personale di un consigliere, il consigliere Ribetti, la città di Pordenone ha uno svantaggio nel non approvare una delibera importante come quella delle farmacie, non è in maniera precisa. Quindi su questo io credo che già il buon senso da parte del consigliere Pedicini del consigliere Ribetti non ha portato ovviamente a un vantaggio alla città. Ringrazio altresì i due consiglieri Ribetti e Piccinato perché non hanno fatto spendere 15.000 euro all'amministrazione comunale per avere in maniera cartacea i documenti. Infine, silenzio. Ricordo ai due consiglieri che non sono tre giorni per migliaia di pagine, ma sono migliaia di pagine da novembre, che comunque è poco il tempo di migliaia di pagine, perché giustamente né io né lei né il suo collega Ribetti facciamo questo di mestiere, ed è proprio per questo che noi del Fiume da novembre ad oggi, come rappresentanti, e credo anche la maggioranza e credo anche l'opposizione, come rappresentanti dei cittadini di Pordenone, ci siamo adoperati per capire bene di questo, per l'adozione di questo nuovo piano regolatore. Quindi io credo che non c'è solo il buon senso, ma c'è l'etica della rappresentanza. Voi come rappresentanti dei cittadini avete l'obbligo, oltre di lavorare per conto vostro, per ovviamente avere un proprio reddito, dovete lavorare per la città. Questo vuol dire che da novembre ad oggi avreste dovuto prendere e verificare ogni atto come abbiamo fatto noi, non all'ultimo momento. Questo è solo strumentale, perché in questo momento l'unico vostro obiettivo è creare caos successivamente. Quindi invito i due consiglieri a lavorare per la città. Grazie. Intervento a favore. Prego, consigliere Ribetti. Grazie. Parlo su cose. C'è solo un intervento. Non ci sono. È però a favore. Non ci sono. Grazie. Due interventi, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il collega Mauro Tavella che... Posso andare? Grazie. Allora, guardi Presidente, ho sentito dire tante cose riguardo la mozione le mozioni d'ordine che stiamo andando a votare. Vorrei puntualizzare una cosa. Ti rifiuto un attimo una convocazione della Commissione che ce l'hai. Il consigliere Del Santo che ha parlato prima facendo un intervento riferito all'altra mozione d'ordine strettamente collegata, da Presidente della Commissione ben dovrebbe sapere ciò che ha firmato in convocazione, perché non ha firmato una convocazione in alternativa come spesso si fa, perché già spesso molte volte lo facciamo anche in Commissione Capigruppo, convochiamo dicendo se non finiamo l'argomento, anche la convocazione di oggi è così, basta leggere quello che ci siamo detti, lei ci ha convocato qua dicendo che se non si finisce oggi si prosegue domani pomeriggio. E viene spiegato chiaramente, non finisco oggi, vado domani. Quando uno invece convoca una commissione per un giorno e convoca la commissione anche per il giorno dopo, non mette in alternativa, quindi il consigliere Ribetti, che è stato ricordato non fa parte della commissione, corretto, e che veniva in sostituzione, noi siamo un piccolo gruppo di sole due persone, quindi se, nella commissione c'è il consigliere, il mio collega Lo Perfido, assente, mi ha delegato, io pur non essendo in commissione, prevista l'importanza, ho detto cerco di venire, cerco di capire. Se per motivi di lavoro, perché non ho la fortuna che ha il consigliere Del Santo, che è entrato, ci ha detto che è entrato nella terza età e faccio i complimenti che almeno lui la pensione la prenderà sicuramente, se io per motivi di lavoro sono fuori città, con tutto il bene che posso volere alla mia città e non riesco a rientrare perché sono impegnato in un consiglio d'amministrazione o in delle verifiche,
Ma io forse non interrompo, perché per rispetto del lavoro altrui, non interrompo per fare qualcosa a cui non sono neanche tenuto, convinto di poter andare a una commissione già convocata. Perché? Perché non è necessario, del santo, si parli il regolamento. No, perché il regolamento, no, perché qua una, chiedo scusa, io do lettura della convocazione della commissione. La signoria vostra è invitata a partecipare alla riunione della commissione consigliare martedì 23 e mercoledì 24 a firma del santo. Se qualcuno prima di firmare avesse almeno la voglia di leggere quello che firma, eviterebbe brutte figure nel fare certe affermazioni, perché, ripeto, non era in alternativa. E visto che ci sono degli obblighi quando si convocano delle commissioni, ci sono degli obblighi poi di farle, non basta la mail del giorno dopo, perché lei mi ha convocato per il 24, io legittimamente posso presentarmi il 23 o il 24, se io il 23 non posso e voglio venire il 24, convinto di poter recuperare in una commissione già convocata. La mozione è un'altra cosa. No, fa parte di questo, rileggiamo la convocazione. Io avevo capito che era una questione di file non aperti, no, non di convocazione. Ma vado a spiegare il perché, Presidente. Ah, ma come mai, come mai Bianchini nell'intervento a favore ha potuto parlare di un'altra cosa? Invece parla solo di questo. Come mai Bianchini ha potuto citare? Forse perché è capogruppo di maggioranza? Silenzio. Ecco, e vengo a spiegare la connessione, perché le problematiche relative ai file che non si aprivano potevano essere supplite eventualmente da una presenza in commissione per quanto riguarda il mio caso. Quindi, visto che anch'io ho sollevato nella mia mozione il problema che i file non si aprono, ma tuttora, sono andato all'assessore con la chiavetta, tuttora non si aprono e potete provarlo quando volete, mi viene risposto all'assessore per risolvere i problemi dei file che non si aprono, abbiamo messo a disposizione un computer qua, e quando ci vado al computer qua di domenica pomeriggio, busso la porta, sfondo il portone o di notte, e poi un consigliere comunale che non ha la fortuna di essere alle dipendenze dell'amministrazione, quindi dove deve svolgere il lavoro, oppure che non ha la fortuna di essere dipendente per prendersi la giornata, quindi come sottoscritto e come altri colleghi, lavora quando? Sottraendo al proprio tempo libero, che può essere un weekend, che può essere una domenica, che può essere una notte, che può essere dopo cena. Quindi io, se voglio andare a studiare in un'altra parte, devo essere vincolato a venire qua perché solo qua mi si apre qualcosa che siete obbligati a dare? No, signori, guardate, questa non è democrazia. E concludo con le date, visto che sono ancora nei tempi, concludo con le date della mirifica opera del consigliere Bianchini, che ci ha ricordato le date, l'ho già detto in commissione all'assessore, voi siete partiti, l'ho detto anche prima, facendo un percorso che dovete fare per legge, diviso. Però la somma si raccoglie alla fine, perché voi mi raccontate di una cosa a novembre scorso, me ne raccontate ad aprile, ma io la sintesi la faccio con l'ultimo documento, è lì che faccio un ragionamento complessivo. Va bene. Quindi io da quel ragionamento complessivo ho 10 giorni scarsi per studiare migliaia di pagine, quindi votate a favore. Va bene, grazie. Bene, allora metto in votazione la mozione presentata dal consigliere Piccinato. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 36, votanti 32, maggioranza 17, favorevoli 7, contrari 21, astenuti 4. La mozione d'ordine è stata respinta. Bene, passiamo ora alla presentazione. Prego. Motivo? Ho una mozione d'ordine. Per spostare il Consiglio Comunale di domani a lunedì prossimo. Voglio fare queste precisazioni e queste riflessioni. Si farà domani, perché non è sicuro. No. Io voglio esprimere due o tre opinioni. La prima, alla luce di tutte queste situazioni che abbiamo visto qui oggi, io ritengo che rispetto alle altre volte abbiamo tanto pubblico e non abbiamo perso l'occasione ancora una volta per far vedere come ci comportiamo in questo Consiglio Comunale. Sono esattamente le 11:15, non abbiamo ancora fatto nulla.
e mi domando che esempio diamo alle persone che sono qui a vedere cosa stiamo facendo. Per la verità, devo dire, su quello che ha detto, ho votato a favore sulle mozioni che hanno fatto loro, perché anch'io, nel mio piccolo, non ho potuto valutare e scaricare i file della, relativi al piano regolatore, per il quale io credo che l'assessore Toffolo si sia impegnata tantissimo e non ho dubbi sul fatto che abbia fatto un buon lavoro, però avrei potuto valutarlo meglio. Dall'altro dico, il piano regolatore è una cosa estremamente importante che guarda molto in là e forse magari fare 4 commissioni in 4 anni forse magari non è esaustivo. A chi fa tanta opposizione, io non mi sono messo a fare opposizione, io credo che l'unica soluzione per una cosa fatta così in fretta può essere soltanto un ricorso al TAR che magari forse qualcuno vorrà fare e che a me piacerebbe evitare. Per questo motivo, e soprattutto se vogliamo dare un esempio alle persone che assistono, diamo la possibilità ai consiglieri che non hanno avuto la reale opportunità di valutare gli elaborati di posticipare l'eventuale consiglio comunale di domani, dando tempo una settimana anche a chi vi parla di poter valutare meglio quello che avete prospettato, e questo secondo me è un segno distensivo verso tutte questi momenti abbastanza tesi, abbastanza accesi, che secondo me non producono elementi positivi per il nostro futuro. Dopo non ci lamentiamo se quando nel 2016 a votare avremo sempre meno persone, questo continuerà a capitare, perché finché noi parliamo e non produciamo nei tempi, io sono uno che l'orologio lo guarda molto spesso perché sono abituato alla gestione dei tempi e dei metodi, queste cose si fanno in questo tempo e in questo modo. Io vedo che qui si va molto molto avanti. Tutto qua, secondo me si fa bella figura così. Poi chiaramente voi siete la maggioranza e decidete. Grazie. Sì, prima di dare la parola per un intervento contro e un intervento a favore, devo spendere 2 parole a tutela del Consiglio che io presiedo. Non è vero che il Consiglio non lavora, lavora molto bene. Non condivido ovviamente quello che lei dice, io non devo dare solo una valutazione positiva di quello che accade qui. Prego, contro? Ovviamente, sì, prego. Consigliere Giusto. Grazie. Allora, proviamo a vedere la cosa da un altro punto di vista, e il punto di vista, io provo a pensare, se fossi dietro là e come cittadino vedo un consiglio comunale che è alle prese con una serie di mozioni che vogliono rallentare i tempi e che si appigliano a riunioni di commissione in cui apparentemente non c'è stata la convocazione e scopriamo poi che ci sono state delle assenze importanti. E il punto di vista del cittadino che chiede conto, scusate, a un consiglio che dopo 4 anni ha tutto il diritto, il dovere di presentare un piano regolatore, anche perché i tempi ci sono stati. Non si venga a dire adesso che i documenti, i file non si aprivano, c'era la documentazione qui, chiunque poteva venire dei consiglieri a leggerla e a studiarla. Dopo 4 anni io credo che la cittadinanza abbia diritto ad avere la chiarezza sul piano regolatore. Quindi no, la mozione di un rinvio assolutamente no, anche perché rinviare di una settimana, per che cosa? C'è stato tutto il tempo prima, da novembre ha detto l'assessore, per prendere visione di tutta la documentazione. Chiedo anche un'altra cosa, Presidente, se un po' una regolamentazione degli interventi, perché altrimenti rischiamo, non so se questo sia possibile, limitare nel tempo, no, non si può fare, ma andare avanti e arriviamo un po' a una... non posso togliere la parola. Non è togliere la parola. No, non intendevo questo. No. Silenzio, no, scusi, allora no, ho capito male. Non, assolutamente, scusate. No, non intendevo dire ci mancherebbe togliere la parola, ma esattamente quando c'è un intervento di qualcuno che non ci siano le intersezioni di 100 guardi, persone, grazie. Dovrei mettere il bavaglio, ma non è ancora nel mio... più di richiamare all'ordine. Prego, consigliere Ribetti. Grazie Presidente. Però effettivamente un po' più di ordine, signora. Grazie. Una questione di rispetto delle persone che intervengono. Prego. Grazie Presidente.
Posso anche capire l'eccezione che fa la collega, perché d'altronde chi è abituato, chi proviene da un partito dove si trova a governare perché è nominato piuttosto che passare dalle urne, l'esempio di Renzi lo abbiamo tutti sotto gli occhi, non è, posso capire che si meravigli, come posso capire, silenzio. chiaramente recupererò questo tempo, come... se non mi fanno parlare, Presidente, stanno parlando. Chiaramente posso capire la ritrosia regolamento da parte della maggioranza. Silenzio. Io ricordo che noi poveri consiglieri di minoranza, che per quanto piccoli, poveri e numericamente insignificanti, rappresentiamo sempre una parte dei cittadini pordenonesi, come strumento cosa abbiamo? Questo, un librettino rosso, che mi dispiace per voi non è quello di Mao Zedong, il librettino rosso con cui dobbiamo condividere, perché una comunità si basa su delle regole. Le regole per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori di questo Consiglio Comunale sono racchiuse qua. Abbiamo già discusso più volte, però io vorrei ricordare a qualcuno di maggioranza che prima citava impropriamente che le regole valgono per tutti, perché se la democrazia non avesse voluto il rispetto delle regole, non faccio l'esempio della delibera di prima, visto qualcuno l'ha citata, quella sulle farmacie, può darsi che sia vero che ci potrebbero essere dei risparmi, ma c'è una norma ben chiara che prevede un passaggio, un iter. Chiedere rispetto di quell'iter, di quel passaggio, non vuol dire non essere a favore dei risparmi per Pordenone, forse qualcuno non ci arriva perché non ci arriva. Perché se prevede che deve passare in commissione prima, perché riguarda aspetti economici e deve andare al vaglio dei commissari e dopo arrivare in consiglio, non ci si può sempre trincerare dietro non avevamo tempo, quando semplicemente si erano dimenticati di fare una cosa. Allora, vogliamo arrivare al punto in cui non c'è una discussione democratica e quindi chi amministra, chi arriva lì, chi vince le elezioni fa quello che vuole senza minoranza? Vogliamo arrivare a quello? Facciamolo. Ci deve essere una modifica, anche là ci deve essere un regolamento che lo prevede, una norma che dice non si passa più in commissione, non si verifica niente, chi si siede lì dove è seduto il dottor Pedrotti fa quello che vuole. E allora tagliamo tutti i consiglieri. Così non esiste più. Fin quando esisterà una democrazia con delle regole per lo svolgimento dei lavori, noi quelle regole, il rispetto di quelle regole le chiederemo. Quindi ricordo che prima ha detto che abbiamo perso un'occasione per risparmiare, non abbiamo perso niente, mi ha solo chiesto rispetto di regole. Questo era l'incipit. Venendo alla mozione d'ordine fatta dal collega Tavella, non fa altro che recepire una proposta di mediazione uscita da quel medesimo gruppo durante la commissione dei capigruppo, che era quella che si cercava una sintesi per dire: cari signori, visto che i lavori sono iniziati, però, e anche qua mi devo ripetere, perché una cosa significa partecipare a una commissione su un aspetto del piano a novembre, ad aprile, a maggio, un'altra cosa è prendere tutte le linee generali, fare la sintesi di quel lavoro, capire la visione insieme, e quindi quello che si chiede è: ci date 10 giorni? No, abbiamo già chiesto, dateci una settimana. In quella sede, commissione capigruppo, e tutti i capigruppo, anche quelli di maggioranza, potranno confermarlo, è stato detto dall'amministrazione no, perché il sindaco è via. Ed è per quello che nel mio inizio quest'oggi ho detto che le vacanze del sindaco non possono essere il motivo per fare le cose di fretta. Io ritengo che sia assolutamente una mozione d'ordine di buon senso quella del collega Tavella. Si chiede semplicemente, oggi arriviamo all'illustrazione, facciamo le domande di chiarimenti, ognuno si leva e ci assegna la scarpa che chiede quello che non ha capito, dopodiché abbiamo una settimana per informarci, vedere eccetera, e fra una settimana ci troviamo a fare la discussione con l'approvazione, perché ve lo approverete questo piano anche voi come maggioranza. Ma che figura ci fate usando sempre i numeri, la forza, tutto di fretta? Io vorrei, se sono citate le persone qua dietro, fategli vedere la mole di documenti, fate i numeri di pagine che ci sono, fategli vedere i verbali delle commissioni, quello che è stato fatto, così finalmente la gente capisce. Quindi assolutamente a favore alla mozione d'ordine del collega Tavella. Va bene, grazie. Bene, metto ora in votazione la mozione d'ordine del consigliere Tavella. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. L'esito della votazione è il seguente.
Votanti 36, presenti 37, scusate, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 13, contrari 22, astenuti nessuno, la mozione d'ordine è stata respinta. Bene. Do adesso la parola all'assessore Toffolo per la presentazione del piano relatore generale. Prego. No. Chiamo per favore il... Chiamo i tecnici, se può venire l'architetto Tosca. La presentazione inizierà con una scaletta, vedrà prima un intervento del sindaco, poi un mio intervento e successivamente affronteremo le varie componenti, le varie parti della presentazione del piano regolatore. Si partirà da un inquadramento generale che farà l'architetto Michele Brunello. A seguire presenteremo i tre studi che sono asse per la parte analitica che sono state l'asse della parte analitica del piano, ovvero lo studio geologico, idrogeologico e la microzonazione sismica. Visti i tempi, noi avevamo immaginato di partire verso le 10, quindi abbiamo un certo ritardo. Immaginiamo di interrompere la discussione per la pausa pranzo in questo punto, per riprenderla poi con la presentazione della parte strutturale e operativa. Il cavo è questo. Della componente strutturale e operativa e poi la presentazione della valutazione ambientale strategica e la chiusura a carico dell'architetto Giuliani. Quindi partiamo ora effettivamente con i lavori e do la parola al sindaco. Grazie. Grazie. Bene, ci siamo, entriamo nel vivo della discussione, entriamo anche in quella che sarà una lunga descrizione e spiegazione dei contenuti di questo piano regolatore. È stato un viaggio, voi lo sapete bene, è stato anche citato in precedenza, un viaggio lungo e molto complesso. Noi come scelta politica di questa amministrazione abbiamo voluto, è una scelta politica convinta, abbiamo voluto arricchire quello che sarebbe stato il normale iter di un piano regolatore con una serie di studi della nostra città, dell'ambiente che la caratterizza, per far sì che qualsiasi vantaggio, qualsiasi possibilità che potesse arricchire il piano per dare appunto alla fine uno strumento reale di vantaggio a Pordenone potesse essere perseguito. Questo studio è una eredità che noi lasciamo alla città come amministrazione e sarà, ne sono sicuro, un patrimonio a disposizione di chiunque verrà dopo in futuro e chi continuerà l'amministrazione di questa città. Dunque, il punto di partenza è stato che un ciclo, un vero e proprio ciclo di sviluppo che era basato sulla espansione, lo sfruttamento del suolo, si è chiuso, l'abbiamo capito tutti. Noi siamo convinti che dopo questo periodo che ci ha visti, ma non solo Pordenone, ma ci ha visti come Occidente cavalcare l'onda dell'espansione e del consumo di suolo, adesso si è arrivato il momento di ritrovare un equilibrio naturale sostenibile nel nostro territorio e quindi alla fine nel piano regolatore far sì che quella macchina energetica su cui Pordenone si siede, è una macchina energetica che ha fatto la sua fortuna industriale all'inizio della rivoluzione industriale del nostro territorio, parlo dei cotonifici per esempio, ecco questa macchina che sembrava lì dormiente, non più utilizzabile, possa proprio dal punto di vista del recupero energetico complessivo della nostra città ritorni a essere un motore,
un motore di cui siamo consci e che abbiamo all'interno degli strumenti che poi andremo a precisare, possa avere di nuovo un ampio utilizzo come tutti ci dobbiamo augurare. Allora, questo dell'equilibrio con l'ambiente è una partita che noi andremo a giocare sia in difesa che in attacco. Perché dico in difesa e in attacco? Una parte della nostra città, voi sapete, è sottoposta ciclicamente alle minacce dell'esondazione, è una parte che quindi ci costringe ad emergenze molto spesso tempestive, molto spesso sotto la pressione degli eventi atmosferici che sempre più si ripetono, bene, e il tamponamento di questi danni diventa sempre più difficile e sempre più oneroso per la nostra comunità. Quindi un primo dato è la sicurezza del nostro territorio, come andiamo a sviluppare all'interno del piano regolatore la sicurezza della nostra città da questo punto di vista. Dall'altra parte abbiamo, e vogliamo giocarlo in attacco, il tema della residenzialità e dell'edilizia in genere. Una grande miniera delle nostre iniziative è il recupero di quello che è esistente. Questo è stato uno dei temi insistenti e forti che è stato calato all'interno del piano regolatore, proprio per avere la possibilità che questo diventi stimolo e iniezione proprio per un'edilizia, questa volta concepita in modo diverso, con strumenti diversi dai precedenti. Quindi il piano ha come desiderio, ma come forte, in realtà non è un desiderio, è una volontà molto forte, quella di dare degli strumenti moderni, dinamici, per far sì che queste opportunità vengano effettivamente colte. È chiaro che se da parte nostra lo sforzo è stato proprio nell'individuazione di questi strumenti, poi deve essere il tutto, deve diventare un patrimonio collettivo per noi. Questi strumenti e questi stimoli funzioneranno solo se ciascuno di noi avrà la coscienza di utilizzare questi strumenti con fiducia e senso del futuro che parte si sviluppa attraverso proprio l'utilizzo anche del piano regolatore, così come noi l'abbiamo definito. È un piano innovativo nel momento in cui la spiegazione sarà terminata, i materiali saranno utilizzati e si potranno approfondire tutti gli aspetti, vi accorgerete che quanto è stato progettato rappresenta rispetto ai piani regolatori tradizionali che sono stati fatti ormai moltissimi anni fa, ma possono essere confrontati con anche città che l'hanno fatto solo 10 anni fa, è uno strumento completamente diverso e mi auguro che anche la vostra volontà, la vostra predisposizione nel cogliere questa innovazione sia senza forme di pregiudizio, che alla fine si riesca veramente a condividere questi elementi innovativi che per noi sono assolutamente fondamentali e vitali per lo sviluppo della nostra città nel futuro. Il piano regolatore, tra l'altro, comprende una serie di strumenti che non sono solamente statici, ma dinamici. Consentono quindi al piano regolatore stesso di avere delle modalità che nel tempo potranno adattarsi il meglio possibile all'evoluzione della nostra città. Non abbiamo quindi cercato di ipotecare la visione della città ad una qualche cosa di anacronistico relativa ad un'urbanistica ormai stantia. Abbiamo cercato di reinterpretare l'urbanistica proprio nel modo più moderno e contemporaneo possibile, come stimolo di fatto di tutta la nostra comunità. Ecco, tocco prima di finire due temi che ci sono cari. Quello della partecipazione. La partecipazione è stato qualcosa di
molto dibattuto, da alcuni vista come eccessiva, da altri vista come non assolutamente sufficiente. Noi siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto in realtà per garantire questa partecipazione, così come a livello europeo in generale viene vista come partecipazione. Una partecipazione che è stata vista all'inizio della discussione. Chi ha partecipato ai vari momenti a Palazzo Badini avrà sicuramente la possibilità di vedere come le osservazioni sono state accolte, raccolte e recepite all'interno del piano. Io penso che questo sia il modo migliore di far capire come questa partecipazione alla fine sia stata utilizzata fino in fondo. E d'altra parte ci tengo a sottolineare che questo canale di ascolto che noi abbiamo aperto proprio per garantire la partecipazione è stato acceso nell'estate del 2012 ed è stato ininterrottamente mantenuto a disposizione, un canale che ha consentito di raccogliere tutte le informazioni e ha consentito di pubblicare tutte le informazioni possibili intorno al dibattito che è stato svolto. Questo è relativo, un'osservazione relativa alla trasparenza. Nel sito che raccoglie tutto quello che è stato fatto in questi anni potete ritrovare gli interventi, i filmati, i documenti, le critiche. Abbiamo pubblicato tutto quello che era possibile pubblicare intorno al tema del piano senza avere timore che questa trasparenza alla fine potesse essere, e a volte lo è anche stato, potesse essere un elemento di rallentamento del piano stesso. Ne siamo particolarmente fieri e credo che il dibattito che andremo a avere oggi sul questo piano regolatore è anche un dibattito di fatto sulla trasparenza che questa amministrazione ha sempre avuto a cuore e che proprio nel piano regolatore ha attuato al meglio. E devo terminare con, e non è, permettetemi, una questione di forma, ma di sostanza, con il ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato a questo piano regolatore. Sono andate al di là di quelli che dovevano essere i meri incarichi professionali, per la parte degli esterni, all'interno della macchina comunale c'è stata una partecipazione ed una passione nello svolgimento del tema che rende ancora onore alla pubblica amministrazione così come è interpretata all'interno del nostro comune. E questo lo voglio sottolineare, come ho già sottolineato in altre occasioni, lo voglio sottolineare ancora una volta. È un grande lavoro, è stato fatto con una grande passione, una grande professionalità. Li ho sempre molto spesso maltrattati, devo dire, lo ammetto, stimolati, però proprio per questo volevo cogliere questa occasione per ringraziarli per l'enorme lavoro e l'enorme sforzo che è stato fatto. Quindi adesso entriamo nel vivo della discussione e l'unica cosa che voglio passarvi è che sia una discussione come ha caratterizzato molto spesso le nostre sessioni di Consiglio Comunale, fruttuosa, determinante, è un momento storico, lo sappiamo, lo facciamo questo piano regolatore dopo 40 anni di fatto, no? Dall'ultimo che è stato prodotto e quindi siamo consci che è uno dei momenti fondamentali non tanto della nostra amministrazione, del nostro mandato, quanto effettivamente della storia della nostra città. Il dibattito è necessario che sia aperto e leale come deve essere per un argomento di questa portata. Grazie e adesso passerei la parola all'assessore. Grazie signor Sindaco. Iniziamo la trattazione. Il piano regolatore che vi presentiamo oggi è uno strumento. Non risolverà tutti i problemi di Pordenone perché resterà ed è uno strumento. Ma è uno strumento che insieme ad altri, adesso coordinati, non innesca solo delle intenzioni, ma serve a formare dei processi che da tempo invochiamo a Pordenone. La riconferma del nostro ruolo territoriale, il miglioramento della residenzialità, la qualità dell'offerta dei servizi, la vocazione economica e innovativa che la nostra città ha sempre avuto nella sua storia e che vuole continuare ad avere.
Questo piano non vuole fornire una visione predefinita delle azioni che si dovranno succedere nei prossimi anni, anche perché crediamo che oggi chi vi dicesse di avere soluzioni sarebbe un millantatore. Fare politica in modo sano oggi è semmai definire dei modelli che possono essere costantemente valutati e, se necessario, corretti, in funzione della estrema variabilità delle condizioni, per raggiungere miglioramenti continui e concreti rispetto alle condizioni di partenza. Io vorrei che voi immaginaste questo piano piuttosto come una piattaforma. Ha il compito di recepire la propositività che emerge dal territorio e, dopo averne valutato la sostenibilità, che intendiamo la capacità della collettività e del territorio stesso di gestire e governare le criticità, di sostenerne le azioni. Penso non soltanto alle grandi iniziative visibili che conosciamo della città, ma anche a quelle tanto microazioni diffuse, sociali, culturali e anche economiche, che costituiscono la trama profonda della nostra comunità. In questo senso l'amministrazione non è più il soggetto che dispone e attua, ma è l'istituzione che garantisce al cittadino, sia esso imprenditore, residente o fruitore, di trovare offerte in risposta alla sua domanda, di poter contare su modalità che consentono di portare a compimento le sue idee di sviluppo personale e di azienda, per le quali l'amministrazione si assume l'onere di valutarne la sostenibilità rispetto al contesto complessivo. Dobbiamo quindi dare a questo nuovo piano regolatore questo ruolo, non certo perché siamo privi di una visione politica, come qualcuno nei mesi scorsi ha malignamente sostenuto, ma perché siamo figli di una storia che ha dimostrato che le scelte preordinate, l'orientamento unico, il forte segno urbanistico siano stati vincolanti e causa di molti di quei problemi che oggi ci troviamo a dover governare. Quanti piani del passato sono stati in grado di portare a compimento le rivoluzioni che si ripromettevano? Quanti di quei disegni urbani hanno saputo adeguarsi al cambiamento di contesto che la storia imponeva loro e quali si sono stati capaci di metabolizzare gli effetti della crisi che stiamo vivendo dal 2008? Beh, lo vediamo, tant'è vero che molte realtà hanno sentito la necessità di modificarne profondamente la struttura. In passato si pensava che prescrivere e predeterminare visioni fosse preminente. Così alla prova dei fatti non è stato. Tant'è vero che noi oggi a Pordenone abbiamo un piano vigente che vige appunto da più di 30 anni e che è arrivato alla 133esima variante, l'abbiamo appena licenziata, la gran parte delle quali sono servite proprio a ricollocare in posto diverso funzioni pubbliche che erano state addirittura concordate. Quegli accordi iniziali non hanno saputo quindi farsi carico dell'evoluzione economica, storica e sociale che ad anni di distanza ha portato a rendere necessarie delle modificazioni sostanziali. Questa è la dimostrazione che la città è sempre stata una stratificazione, un'evoluzione lenta. E a un certo punto l'urbanistica ha pensato di poter rivoltare la città. E la vecchia pianificazione ci dimostra come queste grandi visioni siano state alla prova rifiutate come espressione concreta della città, economicamente e socialmente insostenibili. Questo piano regolatore non prevede nuove zone di espansione rispetto allo strumento urbanistico vigente, riduce alcuni ambiti precedentemente identificati e sottopone i rimanenti a meccanismi selettivi pensati per premiare la qualità e la sostenibilità ambientale. La cifra politica del nuovo piano regolatore è l'ambizione di trasformare l'eredità del passato in opportunità di sviluppo, al di là dei preconcetti demagogici. Quelle che oggi chiamiamo colate di cemento sono state sostanziate da scelte che si pensava fossero logiche nel momento in cui sono state assunte. Oggi possiamo e abbiamo il dovere di farle diventare motore per un'economia basata sulla rigenerazione e sulla riqualificazione urbana. Allo stesso modo, le zone industriali monofunzionali, che non rispondono assolutamente più alla sfida della produzione contemporanea, si stanno trasformando in vuoti urbani e possono invece diventare luoghi di ridefinizione e di rilancio per nuove categorie produttive,
nonché superfici per la produzione energetica al servizio dell'intera città. Ma non siamo più solo noi a dover decidere la strada da percorrere. Noi dobbiamo creare le condizioni per aiutare imprenditori intelligenti e cittadini propositivi ad attuare queste visioni, pur nell'ambito di un progetto di sostenibilità economica, sociale e ambientale, collettivo e condiviso. Il pubblico sostiene, accoglie, promuove l'iniziativa privata, garantendo l'interesse generale e la pubblica utilità. Lo facciamo attraverso modalità operative moderne, per noi spesso nuove, anche se sono già state sperimentate con successo sia in Italia che in Europa, che sono presenti nei premiare i comportamenti virtuosi e per unire il destino dell'iniziativa individuale al benessere collettivo. Penso ai crediti edilizi generati dalla riqualificazione del patrimonio esistente, che diventano condizione per la trasformazione e rifunzionalizzazione di aree irrisolte. Penso alla qualità imposta agli interventi di trasformazione, che deve rispondere a livelli necessari di sostenibilità dell'ecosistema urbano nel suo complesso. Penso anche alla trasformazione delle aree esistenti già zonizzate, che viene subordinata ad un aumento di qualità ambientale. Il piano regolatore che portiamo oggi alla vostra attenzione è il primo passo di questo processo. Quello che vi chiediamo stamattina è un ragionamento sulla macrogriglia, su cui poi insieme andremo a fare i progetti. Per questo il generico scetticismo e le critiche fine a se stesse non saranno utili nella nostra discussione. Siamo qui per definire i principi che indirizzeranno le azioni future e sui quali dobbiamo riconoscerci oggi, per operare con la necessaria dinamicità da domani, quando ragioneremo, per esempio, sui regolamenti dei crediti edilizi o sui livelli di qualità ambientale che vorremmo garantiti. Questo abbiamo ritenuto fosse necessario e urgente decidere per la nostra città, ma abbiamo tenuto in considerazione fin dall'inizio anche i mutamenti in corso nella configurazione istituzionale del territorio pordenonese. Le analisi hanno abbracciato l'intero ecosistema dell'area vasta. Nel 2012 ci eravamo dati un perimetro di lavoro lungimirante che oggi coincide in gran parte con l'ipotesi dell'unione territoriale intercomunale deliberata proprio dalla Regione. Con quell'amministrazione in questi anni abbiamo dialogato, condividendo gli indirizzi e mettendo le basi per l'armonizzazione delle politiche territoriali, che sta nella logica delle UTI. Pur non avendo il titolo per disporre per altri comuni, inoltre, le indicazioni del nuovo piano regolatore di Pordenone tengono già conto del conurbamento, di fatto, con Cordenons e Porcia, e con questi ultimi abbiamo anche avviato colloqui specifici e proficui. Il nuovo piano regolatore si concentra infine su alcune caratteristiche della nostra città che vogliamo preservare, perché sono quelle che, nella loro unicità, possono essere eccezione premiante per il nostro territorio, invece che limitazione. Tra queste metto per esempio l'elemento ambientale. È vero che noi abbiamo un elevato standard di qualità ambientale e di verde pro capite, ma questo non deve spingerci ad accontentarci, magari finendo per limitarlo o trasformarlo, ma semmai a preservarlo e potenziarlo. Perché vivere in una città che è attraversata da un fiume non regimentato è un patrimonio naturale straordinario e può diventare sprone all'iniziativa del cittadino e delle associazioni. Quella che oggi dal punto di vista ambientale è la nostra fonte principale di criticità, il fiume Noncello e il suo sistema di rogge, possono trasformarle invece in opportunità di valorizzazione naturale e quindi di produzione energetica, di rilancio turistico ed economico. Significa imparare a leggere le caratteristiche intrinseche di un territorio non come un problema, ma come peculiarità e potenzialità. Esattamente come hanno saputo fare 100, 150 e 200 anni fa coloro che hanno dato vita al primo avamposto industriale che hanno reso grande questa nostra città. Il piano regolatore che sottoponiamo oggi alla vostra attenzione riparte esattamente da lì,
da quell'intuito, da quel genio, da quell'intraprendenza e da quella capacità di adattamento. Questa è la grande trasformazione che siamo chiamati a interpretare oggi. Anch'io voglio ringraziare il gruppo di lavoro e tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso. Ringrazio anche, e non lo faccio ironicamente, i lavori che abbiamo fatto con i consiglieri, perché i consiglieri hanno avuto nelle commissioni la disponibilità di vedere un lavoro in itinere e di accompagnarci fino all'ultima tappa, che non era quella dell'ultima commissione, bensì quella dove abbiamo lungamente discusso del piano struttura. Gli apporti ci sono stati da parte delle associazioni che si sono sedute intorno ai tavoli con noi, dei consiglieri e di tutti quelli che hanno voluto partecipare con le loro critiche, le loro valutazioni e i loro contributi. Ringrazio i professionisti perché con occhio diverso hanno saputo guardare il nostro territorio e ci hanno dato degli input che forse erano in noi sopiti o che non avevamo capacità in quel momento di focalizzare con uno sguardo diverso. In ogni caso parto dicendo che, prima di passare la parola all'architetto Brunello, ciò da cui abbiamo iniziato e ciò che è diventata base, se mandi avanti le diapositive, per la parte di progettazione del piano che ora verrà presentato, sono stati gli indirizzi e le invarianti che abbiamo inserito e condiviso insieme nella delibera di direttive e che sono poi riportate e sono state motore per l'intera progettazione del piano. Vi ringrazio e passo la parola all'architetto Brunello.
riesco. Stavo dicendo appunto che nella zona settentrionale del territorio esiste una falda di tipo continuo molto vasta che circola in un ambiente, diciamo, geologico, in un mezzo poroso molto permeabile. E, diciamo che l'aspetto fondamentale di questa struttura idrogeologica a monte del territorio comunale è particolarmente sensibile per la permeabilità che possiede a fenomeni di inquinamento, nel senso che la falda può trovarsi anche a profondità relativamente ridotte. Non so se la vedete, ma c'è nella zona sempre settentrionale, è segnato un piccolo, vediamo se riesco. Ecco, in questa zona qui è stato tracciato un'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto di via San Daniele, appunto perché il pozzo pescando sulla falda freatica è particolarmente esposto a fenomeni di inquinamento, quindi si è ritenuto di individuare la zona a monte come una zona di salvaguardia dinamica, sempre nel rispetto della salvaguardia della risorsa idrica. Possiamo andare avanti? Questa invece è una carta di sintesi, una carta di modellazione geologico-tecnica che riporta le caratteristiche fisiche dei terreni che sono presenti a Pordenone. I terreni sono stati suddivisi in zone omogenee, ogni colore corrisponde a una zona diversa e indicano appunto le proprietà fisico-meccaniche dei terreni. Nella zona nord abbiamo terreni che sono particolarmente resistenti per quanto riguarda le azioni meccaniche, nella zona centrale ecco questa zona colorata di giallino, abbiamo un'area in cui i sedimenti presentano qualità, diciamo proprietà meccaniche leggermente inferiori rispetto alla prima, e così via scendendo verso sud, cioè le aree sono ordinate secondo un decadimento delle qualità meccaniche. Più resistenti sono i terreni a nord, i meno resistenti sono i terreni a sud, in particolare quelli compresi tra i corsi d'acqua del Noncello e del fiume Meduna. Le classi sono quattro: prima, seconda, terza, quarta. All'interno della terza classe, dell'area omogenea di terza classe, sono state rappresentate alcune zone, le vedete qua colorate di viola, che sono quelle che individuano i punti di riporto, terreni eterogenei che sono stati riportati, rimaneggiati, che quindi rappresentano un elemento di particolare attenzione per quanto riguarda le strutture, le opere da realizzare. E se vogliamo andare avanti, questa invece è una carta di sintesi del sottosuolo, in pratica è stata ottenuta dalla sovrapposizione tra la carta idrogeologica, infatti potete riconoscere i colori della carta idrogeologica, e le caratteristiche meccaniche, fisico-meccaniche dei terreni. In sostanza questa è una carta di molto tecnica, di utilizzo pratico, perché per ogni zona del territorio vengono subito individuati quali sono le caratteristiche sia dal punto di vista meccanico che per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo.
Ecco, diciamo, questo è solamente un esempio di come è stato condotto lo studio. In realtà l'approfondimento ha visto situazioni diversissime, perché lo scopo era quello di individuare i possibili rischi che erano appunto presenti sul territorio. Oltre a valutare le situazioni di rischio, in particolare quelle che riguardano il rischio sismico e i condizionamenti morfologici e idrogeologici, è stato dato anche un particolare risalto all'uso e alla conservazione delle risorse ambientali, in particolare sulle acque sotterranee. Alla fine è stato, come dire, elaborato il regolamento di attuazione che dà indicazioni precise sull'utilizzo del territorio. Vorrei, scusa un secondo se vuoi tornare indietro, ecco, vorrei chiudere in sostanza dicendo che la situazione geologica del territorio del comunale è abbastanza confortante, però ecco, la variabilità geolitologica dei terreni, la complessità idrogeologica del sottosuolo e anche la variabilità geotecnica fisico-meccanica dei terreni, diciamo, sono situazioni che vanno particolarmente valutate proprio ai fini progettuali. Questi sono sostanzialmente i tre elementi sui quali bisogna porre particolare attenzione. Quindi nell'intervenire sul territorio, le carte, lo studio geologico con queste attenzioni rivolte all'utilizzo immediato dei terreni sicuramente porteranno a un maggior grado di sicurezza del territorio. Il Giorgio Contratti, e pongo veramente l'accento nel seguire questi lavori e questi piani che sono stati redatti parallelamente al piano regolatore, perché se storicamente sono stati sempre visti come con caratteristiche prescrittive, come dei grandi limiti, quello che si è fatto e quello che cercano di fare i piani moderni, adesso lo vedremo nella continuazione del professor Nicolini, che rispetto al piano idrogeologico è anche quello di non prenderli solo come prescrizioni, limitazioni, avvisi di pericoli, ma soprattutto anche come risorse sulle quali far crescere la città. Grazie, buongiorno a tutti. In questa presentazione andremo a vedere i caratteri salienti di quello che è stato lo studio idrologico-idraulico, dove per idrologico intendiamo la parte relativa alle precipitazioni, quindi eventi meteorici. Questi sussistono, quindi cadono in bacini, in porzioni di territorio, in questo caso il comune. E poi la parte idraulica vuol dire come queste portate di pioggia si trasformano e si propagano sul territorio, eventualmente nel sistema fognario, nelle rocce, nel sistema idrografico maggiore, cioè i fiumi, tipo Noncello e Meduna. Gli obiettivi e l'organizzazione del lavoro, già il dottor Contratti ha accennato che lo studio ha avuto come obiettivo la valutazione della compatibilità del nuovo piano regolatore, in questo caso appunto con riferimento alle condizioni idrologico-idrauliche del territorio. E sono stati indagati quei principali fenomeni che ne caratterizzano, ne provocano la pericolosità. Due fasi principali: nella prima, che è stata anche abbastanza laboriosa, l'obiettivo era quello di predisporre tutta la documentazione per avviare una procedura delicata di aggiornamento del PAIL, poi vediamo, piano di assetto idrogeologico del fiume Livenza. Questo è stato portato a buon fine con decreto segretariale dell'autorità di bacino di Venezia numero 5 l'11 febbraio di quest'anno. La seconda fase consistita nella presentazione di tutta la documentazione per ottenere il parere geologico della Regione. Anche questo, come accennava il dottor Contratti, abbastanza recente, numero 18 del 23 giugno.
Le analisi, alcune svolte con la ricerca del materiale già preesistente, in particolare lo studio del Seriani, sono state poi completate con alcuni strumenti ad hoc. Qui sono stati proprio sviluppati modelli, tutta una serie di modellistica numerica, in particolare un modello idrologico-idraulico, piogge portate, quindi, per la parte nord del territorio, cioè al di sopra della strada Pontebbana via Maestravecchia, modello idrologico-idraulico per il sistema fognario, non esisteva ancora un modello, perlomeno con quel grado di dettaglio, e poi un modello idrodinamico bidimensionale per simulare gli allagamenti sul territorio derivanti dall'idrografia maggiore, fiume Medura e Noncello. Per esempio per la parte nord, immaginate di descrivere il territorio con tante cellette, questa specie di griglia che si vede appena appena, in realtà è costituita da tante cellettine piccole che sono delle porzioni di circa 10 metri di territorio su cui noi facciamo una simulazione di pioggia, di trasformazione pioggia portata in relazione alle caratteristiche del territorio. L'andamento è chiaramente con una pendenza nord-sud, ma questo ci ha permesso di individuare le direzioni dei flussi principali che poi si raccolgono sulla strada Pontebbana creando degli allagamenti puntuali, flussi che magari corrono anche lungo le strade che portano alla strada Pontebbana. Per quanto riguarda la parte relativa al sistema fognario, è stata analizzata la rete, quindi sia con rilievi che con misure in campo. Qui vedete tutto l'insieme dei collettori che recapitano nel sistema di depurazione delle Buride. I collettori sono di tipo misto, quindi in tempo secco convogliano portate o dovrebbero portare convogliare portate solo nere, scarichi. In tempo di pioggia un'aliquota delle portate convogliate è dovuta proprio alla trasformazione pioggia portate che entra nelle caditoie e quindi nelle tubazioni. È stato fatto un approfondito lavoro di misura anche, quindi siamo entrati nelle condotte, abbiamo posto dei misuratori di portata, come vedete qui in fondo alle tubazioni, di livello con dei sensori ad ultrasuoni, abbiamo analizzato circa una ventina di punti per arrivare a fare due cose. Innanzitutto capire effettivamente come funziona la rete e in secondo luogo ancorare il modello numerico che è costruito al computer alla realtà. Questo è molto importante. Cioè, quando io faccio dei calcoli poi devo essere sicuro che ci sia effettivamente un riscontro reale. Per esempio questo grafichino è un grafico, come lo chiamiamo noi, di calibrazione, cioè di confronto tra i valori misurati, i pallini verdi, misurati agli strumenti, e i valori calcolati, la linea rossa, dal modello. Quindi il modello poi mi permette di fare una serie di previsioni in tempo di pioggia, per esempio, guardando la criticità di alcuni punti dei collettori, oppure la bontà di funzionamento, come vedete qui il canale di Gronda, oppure anche di valutare quello che succede in tempo secco. E qui abbiamo scoperto proprio, già si sapeva, ma l'abbiamo monitorato e misurato, quel fenomeno cosiddetto di acque parassite. Queste sono le principali responsabili a livello regionale della famosa procedura di infrazione che ha non solo la nostra regione ma tutto il sistema paese nei confronti dell'Unione Europea. I depuratori sono sovraccaricati di acque in tempo asciutto, acque che noi chiamiamo parassite, cioè che non dovrebbero entrarci perché non sono scarichi, ma sono acque per esempio di falda o di interconnessione con sistemi di bonifica o fluviali che anche in tempo secco permettono di avere dei gradi di diluizione, quindi il rapporto di quello che fluisce dentro i collettori diviso portata nera, cioè pertinente solo agli scarichi, maggiore di una soglietta oltre la quale noi scarichiamo direttamente, perché possiamo farlo per normativa, nei corpi idrici ricettori. In tempo secco, quindi quando non piove, alcuni punti di scarico superano questo rapporto di diluizione. Noi stiamo scaricando attraverso questi manufatti, chiamati sfioratori di piena, in tempo secco. Questo non succede solo qui a Pordenone, succede a Cervignano, succede anche in altre zone della regione che stiamo studiando, e questi sono i principali, dicevo, responsabili delle procedure di infrazione che si sentono spesso nominare sui giornali sulla necessità di riabilitare i sistemi fognari, i sistemi di depurazione. Quindi qui abbiamo creato poi alla fine una mappa di criticità intesa come i punti d'ingresso di queste acque nei collettori.
La procedura di aggiornamento del pile, che dicevo è stata abbastanza laboriosa, perché è stata necessaria? Perché con col progetto di prima variante del 9 novembre 2012 l'autorità di bacino ha inserito delle zone di attenzione, che sono delle zone beige che vedremo dopo, oltre alle zone classiche di pericolosità idraulica del territorio. Lo stesso autorità di bacino dice, voi che state facendo il nuovo piano regolatore dovete procedere, prima di fare qualsiasi cosa, alla classificazione di queste zone che ancora non erano attribuite, non era stata attribuita una classificazione, ma che avevano qualche indicazione di criticità idraulica. Cioè, l'autorità di bacino aveva messo delle bandierine, dice qui, qui e qui, so che può esserci dei problemi, ma non so che tipo di problemi, non so che pericolosità associare a queste. Quindi abbiamo messo in piedi tutta una procedura che si avvaleva sia delle nuove mappe delle direttive alluvioni, sia di un modello fatto ad hoc per riparare, per così dire, per ovviare alcuni inconvenienti venuti fuori proprio nell'applicazione della metodologia, tipo che il centro in grosso interporto andava sotto l'acqua quando invece c'è chiaramente un rilevato che evita gli allagamenti. Il modello 2D bidimensionale cosa fa? Schematizza, come visto prima, tutta una porzione di territorio, quella colorata, con una certa altimetria. Qui in basso a destra avete lo zoom sulla zona centrale. L'altimetria è abbastanza fitta, è stata presa dal laser della regione, sono 4 punti al metro quadro rilevati e poi filtrati, per un totale poi di celle che rilevano queste quote, fanno una media su circa 7 metri, quindi avevamo circa 500.000 celle su tutto il territorio comunale che descrivevano l'altimetria. Su questo quindi vengono simulate le piene. Vedete la tavola del pile? Piano di assetto idrogeologico del fiume Livenza, prima della nostra proposta di aggiornamento, conteneva delle zone chiamate aree fluviali, quelle azzurre, delle zone a pericolosità. Il Meduna è questo qui, il Noncello è questo qua sopra. Sì, perché dopo il Pile è Livenza, che questi sono degli affluenti. E zone P1 quelle verdi, pericolosità via via crescente, abbiamo quelle gialle P2, quelle arancioni P3. Vedete tutte queste zone beige, noi le abbiamo classificate proprio grazie allo studio modellistico. La tavola approvata con decreto segretariale, vedete che per differenza elimina tutte queste zone beige e le ha, per così dire, colorate, eliminando anche quegli inconvenienti tipo quello che accennavo prima di allagamento del centro interporto, centro ingrosso. Alla fin fine del tutto lo studio, messo assieme tutti questi elementi, siamo arrivati a una serie di tavole. Le tavole sono, per così dire, divise in due gruppi. La prima delle sofferenze idrauliche, in cui è stato mappato tutto il territorio, suddiviso in zona, potremmo dire, centro-nord e zona centro-sud. Alla zona centro-sud abbiamo la mappatura aggiornata del pile, quindi i colori azzurro, area fluviale, P1, zona verde, P2, zona gialla, P3, sono solo questi qui, e la parte centro-nord con dei colori a scala cromatica blu, verde, arancione e rosso, che rappresentano via via delle sofferenze idrauliche. C'è un indicatore complessivo, il rosso non vuol dire che si allaga, non vuol dire che il sistema fognario entra in crisi dappertutto, vuol dire che però per esempio ci sono dei coefficienti d'afflusso, cioè delle impermeabilizzazioni del territorio molto elevate. E questo poi guida le norme di piano. Il secondo gruppo, rappresentato dalla tavola 6, è la carta delle zone allagabili. Cioè, preso lo stesso elemento che ha l'autorità di bacino, con tempo di ritorno di 100 anni, il modello più dettagliato nel territorio comunale rappresenta le zone che sono allagabili, e nella carta voi avete la leggenda dei livelli assoluti, cioè metri sul mare, dell'acqua in termini di valore massimo in tutto l'evento di piena. Accennavo prima le norme di piano, che includono un elemento particolarmente importante, specie per quelle zone rosse che vedevamo prima nella tavola 1. L'elemento è quello dell'invarianza idraulica. Ecco, con riferimento alla legge regionale numero 11, difesa del suolo appena adottata,
In particolare l'articolo 14, il comma 1, lettera K, dice che entro un anno deve essere definito i principi e le modalità di applicazione delle varianze idrauliche. Il Comune di Pordenone, adottando queste norme, scrivendo queste norme, è il primo comune in regione che fissa un regolamento, scritto anche abbastanza, diciamo, per benino, con le infrastrutture, le opere, le modalità, a seconda delle zone colorate che vedevamo prima, da attuare per arrivare a quella che appunto è il concetto di invarianza. Cioè, se io penso a una precipitazione su un bacino, questo bacino risponde con la curva blu che vedete nel grafico in basso, se io voglio ridurre, perché per esempio faccio un piccolo intervento di impermeabilizzazione, se io voglio ridurre la portata che mando verso valle, mando verso il Noncello, mando verso qualche roggia, io cosa devo fare? Per passare dalla curva blu alla curva nera, io devo temporaneamente immagazzinare di volumi in quelle che noi chiamiamo vasche. L'aspetto qualitativo è demandato alle vasche di prima pioggia, che si sentono nominare spesso, l'aspetto quantitativo è demandato alle vasche volano. Sono manufatti che possono essere integrati in un unico volume di invaso e che permette proprio di attenuare i picchi di inquinamento, che sono questi rossi, e i picchi in termini di volumi di portata, cercando quindi di attenuare, di mandare a valle portate che nel passato sono cresciute via via che si realizzavano gli insediamenti. La Regione Veneto è da anni ormai che si è adottato questo regolamento, così come la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia. La Regione Friuli, appunto, ha già messo i primi paletti con la legge regionale numero 11. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie mille Matteo, e chiaramente il tema idrogeologico è un tema di criticità che il territorio conosce molto bene, e altrettanto critico al tema della zonizzazione o microzonizzazione sismica che adesso ci presenta l'ingegner Collaredo. A tale riguardo faccio io una brevissima annotazione. La microzonazione sismica non è uno strumento che verrà adottato, come invece succederà per la relazione geologica e quella idraulica con il piano regolatore, perché è uno studio che ha una procedura diversa e viene direttamente vagliato dal Ministero, da Roma. Riputiamo però fondamentale farne una presentazione, perché è stata uno degli elementi di analisi sui quali si è basato poi la parte progettuale. Quindi i suoi contenuti, vista la natura del nostro territorio, sono estremamente importanti per sostanziare la nostra scelta e la nostra decisione. E quindi passo la parola al Giorgio. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Sì, io in poche slide, 5, cercherò di illustrarvi questo studio, uno studio decisamente complesso, perché ha l'ambizione di stabilire il grado di pericolosità sismica del territorio comunale di Pordenone. Di fatto è uno studio in cui si andranno a individuare delle aree maggiormente pericolose dal punto di vista sismico e aree che possono essere considerate instabili. Queste sono le finalità di questo studio. È chiaro che prima di iniziare mi sembra doveroso illustrarvi quali sono gli obiettivi di uno studio come questo. Innanzitutto l'obiettivo principale è quantificare quanto violento può essere un terremoto in superficie. Questo può essere utile sotto tre aspetti sostanzialmente. Il primo è per il governo del territorio, cioè la pianificazione territoriale. Sapere se un territorio o una parte di esso presenterà una criticità sismica prima di decidere il mio sviluppo urbanistico è assolutamente fondamentale. Servirà poi per la progettazione del singolo manufatto, ad esempio, sapere se una zona è soggetta a problemi ecosismici che possono essere le frane, non è chiaro il problema di Pordenone, ma capite bene l'importanza. E infine per l'emergenza e la ricostruzione post-sismica. Fare un lavoro di questo tipo
in questo periodo di pace sismica, intesa come pace sismica, è fondamentale per non trovarci al momento dell'emergenza ad aver bisogno di un piano come questo. Quindi, di fatto, gli studi di microzonazione sismica, ai fini della pianificazione, servono per individuare le aree per i nuovi insediamenti, come abbiamo detto, stimare gli interventi che sono ammissibili in queste aree, stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate, come nei centri storici, e definire le priorità dell'intervento. E chiaramente la conoscenza di questi effetti, di quelli che possono svilupparsi in superficie, serve anche a scegliere quali sono le aree o le strutture strategiche. Saper mettere una struttura strategica che può essere fondamentale per il coordinamento dell'emergenza, per la protezione civile, in un'area stabile dal punto di vista sismico è assolutamente fondamentale. E infine contribuisce a migliorare le aree per le abitazioni temporanee post-emergenza, fornisce elementi sull'opportunità di ricostruzione degli edifici non agibili e contribuisce a scegliere nuove aree edificabili. E tutto questo, come diceva l'assessore, è stato reso possibile grazie a dei finanziamenti nazionali stanziati e recepiti dalla Regione Friuli con l'OPCM 3907 e 4007, recepiti con la DGR 1661 di settembre 2013. Questa stessa DGR stabilisce i comuni che hanno diritto a questi finanziamenti. In queste due annualità, Regione Friuli è leggermente indietro, ma si sta prendendo il passo con il resto d'Italia, il comune di Pordenone è risultato assegnatario di questo finanziamento ed è per questo che abbiamo potuto realizzare questo studio. Le fasi di questo studio sono sostanzialmente una prima fase che è ricostruire il sottosuolo di Pordenone, perché questo è ciò che mi produrrà poi e come manifesterà il terremoto in superficie, e ricerca degli eventi storici nel comune di Pordenone. Guardarsi indietro nel tempo è il primo passo che si deve fare per eseguire questo tipo di studio. Quindi abbiamo consultato delle bibliografie, abbiamo ricostruito, abbiamo fatto delle sezioni geologiche per capire il comune di Pordenone dove sorge, perché è dove sorge il comune che avrà una certa pericolosità sismica. Abbiamo ricercato poi gli eventi sismici che hanno caratterizzato il comune di Pordenone. È un comune che ha sentito negli anni di problematiche sismiche. Questo grafico ne rappresenta la distribuzione nel tempo, beh, insomma, lo vedete lì in basso a sinistra, e la distribuzione da 1000 anni ad oggi, vedete come da 100, grazie, come negli ultimi 300 anni gli eventi sismici registrati a Pordenone ce ne sono stati e come. Ma non è sufficiente questo, perché questo grafico mi dimostrerebbe che tra il 1000 e il 1300 non ci sono terremoti, invece non è assolutamente così. Provate a immaginare un terremoto avvenuto nel 1100, registrato in una tavola, un'incisione conservata in un'abbazia che ha preso fuoco nel 1600, non lo saprà nessuno. Quindi noi abbiamo questa grande informazione perché le nostre reti di monitoraggio sono attive solamente dagli ultimi 100-200 anni, se ci va bene. Quindi di fatto il comune di Pordenone è un comune che la problematica sismica deve essere messa in primo piano. La prima carta che abbiamo realizzato, perché lo studio prevede la realizzazione di una serie di cartografie, come tutti gli studi, e di una relazione tecnica poi conclusiva, la prima carta è la carta delle indagini, cioè abbiamo raccolto le indagini necessarie alla ricostruzione di quel modello geologico del sottosuolo e ne abbiamo realizzate un centinaio di nuove sparse in tutto il territorio, e questa nella distribuzione. Quindi capite bene che abbiamo un enorme volume di dati a disposizione che abbiamo trattato e abbiamo cercato di interpretarlo dal punto di vista sismico. Tutto questo per redigere la carta geologico-tecnica. Abbiamo detto che il terremoto di fatto si presenta in base a quello che c'è sotto, nel sottosuolo. Ormai è assodato a livello sia professionale che accademico che un evento sismico si presenterà in modo diverso in base se la mia casa sorge su ghiaia rispetto a sorgere in argilla. E di fatto questa è la distribuzione nel vostro comune. Abbiamo la parte nord che è prevalentemente ghiaiosa, abbiamo la fascia centrale del comune che sorge in materiale prevalentemente sabbiosi, per passare poi alla parte sud che è più argillosa. Una precisazione: questa carta potrebbe essere difforme marginalmente dalla carta geologico-tecnica per il PRG, perché la carta geologica, litologica, prende in considerazione i primi metri di sottosuolo, perché per le fondazioni è quello importante, sapere cosa c'è 3-4 metri al di sotto della mia casa. Dal punto di vista sismico invece l'importante è conoscere almeno 100-150 metri di copertura, quindi ci possono essere leggere differenze, perché proprio la tematica che si tratta è poi diversa. E questa ne è una zoomata.
quindi vedete anche il dettaglio che si è cercato di raggiungere grazie a tutte le misure recuperate. E alla fine si è realizzata questa carta qui. Questa carta qui raggruppa delle aree che hanno lo stesso comportamento sismico. Quindi costruire una casa a nord avrà certe prescrizioni diverse che costruire a sud. Oltre a queste aree si è cercato anche di attribuire l'instabilità che questo territorio può presentare. L'unica instabilità, o meglio, è una predisposizione all'instabilità, è la liquefazione. Di fatto a noi ci viene chiesto se ci sono in questa fase gli elementi predisponenti a dell'instabilità. La liquefazione è una delle instabilità che avremmo preso in considerazione. Ci viene chiesto se c'è il terremoto, e l'abbiamo verificato, il valore di spinta sismica c'è, acqua e terreni sabbiosi. Quindi di fatto questo è un terremoto che potenzialmente potrebbe presentare liquefazione. Oltre a questo, questa è l'ultima slide, sono state eseguite delle prestazioni aggiuntive. Come dicevo, sono state condotte una serie di misurazioni, un totale di 100 misure, che sono state poi schedate e archiviate, quindi i professionisti avranno anche la possibilità di consultare queste indagini che possono essere utili poi per programmare le indagini successive. È stata realizzata una carta che noi riteniamo fondamentale dopo il terremoto dell'Aquila, si è capito l'importanza di questa carta, che è la carta delle frequenze. Qui non sto a descriverla, tenete presente che è una carta che mi dice per ogni punto indagato quanto pericoloso o quanto potente potrà essere il terremoto in base a cosa io vado a costruire. Quindi è anche una carta che può servire direttamente al professionista per la realizzazione. E infine sono state analizzate alcune strutture, perché è chiaro che il terremoto può essere violento o meno, ma è anche vero che è la pericolosità è data anche dalla vulnerabilità della struttura, cioè se io costruisco in modo antisismico e sicuro può esserci qualsiasi evento sismico ma la struttura non potrà mai crollare. Abbiamo quindi analizzato la prefettura in un caso e l'acquedotto comunale nell'altro. E io con questo ho finito. Grazie. Allora, vista l'ora e visto il fatto che abbiamo iniziato la presentazione del piano sì, con un certo ritardo, noi proporremo all'Assemblea, se per voi va bene, di anticipare di mezz'ora la pausa pranzo invece di portarla all'una, in modo da iniziare la presentazione vera e propria del piano subito dopo la pausa pranzo. Ci sembrerebbe illogico interromperla dopo 20 minuti, visto che è un argomento... Allora, sì, chiedo al Presidente. Sì, penso anch'io che sia opportuno, adesso chiedo anche il Consiglio. La previsione era quella di interrompere i lavori alle 13, perché in quel momento si sarebbe dovuto avrebbe dovuto terminare la presentazione. Abbiamo avuto dei ritardi all'inizio, interrompere la presentazione e sospenderla e poi ricominciare, secondo me. Perciò è meglio interrompere adesso i lavori e ricominciano alle 14.30. Benissimo. Se ovviamente saremo puntuali, potremo iniziare proprio alle 14.30. Un attimo, scusate signore, un attimo. 2 ore sono tante, se no per esempio... Scusate un secondo, no, aspettate un attimo. Però 2 ore di pausa sono tante. 2 ore, piuttosto presento, io riempio una mezz'ora. Non capisco. No, scusate. Riusciamo a cercare di arrivare alle 2, che così siamo tranquilli? No, non è possibile perché... No. Perché all'inizio dei lavori vi ho detto che i lavori sarebbero ricominciati alle 14.30, questa è stata la comunicazione, i consiglieri che non sono presenti quello sanno, perciò mi dispiace. Non è possibile iniziare alle 14. Vi invito ad essere presenti alle 14.30, anzi alle 14.15, così dopo iniziamo alle 14.30 puntualmente. Grazie, sospendo. Sì, la sala verrà chiusa, verrà chiusa la sala. Verrà chiusa? Sì, verrà chiusa, grazie.